Riprenderei un attimo il ciclo del people raising e vi farei cominciare a fermare un po' i punti, perché altrimenti diventa un intervento molto teorico e alla fine fate poi fatica a mettere insieme i pezzi, mentre invece questo può esservi utile proprio come traccia seguendo passo passo quello che faremo. Per cui, allora, vi proporrei di dividervi in gruppetti piccolini. A due, adesso non so se Fabio torna tra noi, 2, 4, 6, potreste essere 8. Vi proporrei di mettervi a due e cominciare a scrivere proprio. Allora, stiamo cercando dei volontari, per che cosa ci servono? Andando un po' anche nello specifico, nel senso, la maggior parte di voi dice i volontari mi servono per fare fundraising, sì. Ma siccome abbiamo già verificato che il fundraising. Buongiorno. Prego. Che il fundraising è un'attività che coinvolge tutta l'organizzazione, non possiamo pensare di prendere un volontario e, come si diceva ieri, usarlo come un bancomat. Quindi, se dobbiamo immaginare di avere dei volontari che ci aiutano a fare fundraising, dobbiamo immaginare che tipo di attività di fundraising dobbiamo fare. Perché? Se dobbiamo fare eventi di piazza, abbiamo bisogno di gente giovane e dinamica. Se dobbiamo fare una campagna sui grandi donatori, per esempio, probabilmente i volontari che ci servono sono persone che hanno relazioni con professionisti o con persone che hanno una disponibilità differente piuttosto che le persone che si incontrano negli eventi di piazza. Quindi provate proprio a metterci un pochino l'attenzione su quali sono davvero le vostre esigenze. Stiamo facendo un passo indietro, ma è utile per chi non c'era e poi perché riprendiamo il discorso un po' dall'inizio. Pronti? Dei gruppetti di due o di tre? Scegliete un'associazione. Una delle vostre, sì. Fate tre, sì. Allora, vi do una decina di minuti, cioè quarto d'ora massimo. Per cui, sì, insomma. Questa è la scaletta. Questa è un'idea. Cioè, voi dovete partire dal vostro bisogno. Partite dal bisogno dell'organizzazione. Ci serve ampliare i servizi, quindi ci servono volontari che facciano, che ci supportino nei servizi. Ci serve avere ri maggiori risorse economiche, ci servono dei volontari che. Ci serve un amministrativo. Se c'è qualcuno. Adesso, se c'è qualcuno che ha un'altra associazione che non è stata fatta, analizzata ieri, sarebbe meglio. Tipo, No, io sono Caoscalmo, la mia collega è intervenuta ieri. C'era. Sì, no, dicevo, ieri abbiamo, con la SWOT abbiamo analizzato la sua. Se eventualmente riusciamo a farne o Caoscalmo o lei invece? Ok, allora magari così approfondiamo anche altre. Avete già scelto l'associazione, la tua? Piacere, Susanna. Io ho
adesso vedrai che un posto lo trovo. No, invece sono troppo bello. No, ho fatto una domanda.
5 minuti. Avete altri 5 minuti. Qui c'è un gruppo che si anima troppo. Ci vuole un moderatore. Ricordatevi di partire sempre dal vostro bisogno, eh? Che silenzio! Ho fatto un promemoria. Ma non serve che seguiate quella traccia, proprio immaginatevi che cosa vi manca. Possiamo immaginarci un'associazione? E certo, sì. No, dovete proprio partire, cioè proprio per un esercizio un pochino più formale, più efficace, dovete partire da qual è il vostro bisogno, cioè dovete immaginarvi cos'è che manca, cioè dove sono i buchi e chi mette... Io devo sensibilizzare la signora Piano che fa la casalinga, la no, allora chi è sensibile? Cioè chi è la signora? Se io invado come la legge, quello che io voglio realizzare, a me non interessa quello che fa la cina. E tu puoi diventare parte della mia associazione, prendendo a cuore quella che è, quello che è il posto, indipendentemente dalla targhetta sociale. Assolutamente, perché lì non c'è per me no, perché le nostre relazioni, tanto è vero. Allora, voi siete già al passo successivo, state già immaginando il profilo del volontario. Noi abbiamo visto obiettivi, metodologia, cosa fa fare al volontario, possibilità, livello. Quindi individuando una con calma, nel senso che cosa deve fare? Fermatevi più su quello, perché il bisogno qual è? Servizi relazionali. Sviluppate questa cosa. Cosa vuol dire servizi relazionali? Con quali modalità, quanto tempo, cioè cos'è che fa la persona? Immaginatevi la giornata tipo di questa persona. Ma lei vorrebbe usare quello che io ho capito, su eventi organizzati e condotto. Quindi questi volontari sarebbero praticamente coloro che farebbero la punta in questi eventi, supportano l'organizzazione. Allora, quindi non immaginate un porta a porta, immaginate una situazione di evento. Allora dovete proprio immaginare che cosa dovranno fare dal punto di vista proprio pratico, concreto, queste persone. Cosa significa organizzare un evento? Devono avere sì capacità relazionali, ma probabilmente anche capacità organizzative, capacità di lavorare in team, capacità di creare gruppi. Quindi è questo quello che gli viene chiesto, di lavorare in gruppo, di essere organizzati, di essere concreti. Quindi partite proprio da che immaginate proprio, fatevi un po' il film di quello che questa persona deve essere in grado di fare, cioè il bisogno che va a coprire. Immaginate quello che manca e come viene coperto il bisogno. Bisogna fare un passo alla volta. Se cominciate ad andare già al profilo e andate troppo velocemente, rischiate di perdere dei pezzi all'inizio. Quindi partite da che cosa vi serve, perché magari non vi servono i volontari. Cioè,
alla fine potete anche immaginare che non vi servano. Allora vi serve qualcuno o qualcosa che attivi la partecipazione dei cittadini. Allora dovete pensare prima a che cosa fare per far partecipare i cittadini e poi pensare alle persone che vi servono per far partecipare i cittadini. Allora, scusate, perché adesso non ci siamo. Io parto dalla Foggia, la fotografia Gramsci, la faccio ritoccare come dovrebbe essere, mi faccio uno studio a livello nazionale, ci sono le città, Fiore all'Occhiello, la nazione, dove l'istituzione del governo centrale, uguale per tutti, la Cavicartini e la Costa, poi qua diciamo è nostra, è nostra, è nostra, è nostra, perché è comodo. Però noi non guardiamo per dire la passione e a Milano ci sarebbe la multa. Adesso io parlo per eccessi. Certo. Allora il nostro discorso è questo, quindi fare uno studio alla base tipo la differenziata di Salerno. Salerno in 12 mesi è diventato il giro del Sud e lì c'è Camorra, e lì c'è mafia, e comunque ci siamo riusciti. Noi di scelte. Ci siamo preparati questo progetto. Ci siamo preparati, questo abbiamo studiato. Questo è il nostro interesse. E poi è la zona di una cosa. Quello è per arrivare a volontà, per arrivare a costituire. Come sto facendo voi, io invito il dato che può essere una cosa di questa immagine. Parliamo di quella che è la nostra, quello che fa per me. Allora, tu che mi dici, sono d'accordo, io l'amico fotografo, quando c'è l'amico ingegnere che mi fa lo studio, perché i nostri alberi sono diversi, le radici non si possono togliere, mentre in altre città, cioè è normale, nel momento in cui adesso deve prendere decisioni, a me serve, oltre a queste relazioni mi servono, perché attraverso queste relazioni non devo trovare la persona personale di Terraria, l'ingegnere di Australia, per arrivare a quella che sarà un evento, ho interessato qualche amica di scuola, delle classi che lei di bambini e che potrebbe portare i bambini, perché un conto è dire vabbè le scuole sono nuove, un conto no, come un fatto. Quindi questo è proprio io ho bisogno di fare questi piccoli eventi anche con più persone possibili, c'è l'ultimo. Quindi, riassumendo, tu hai in progetto un evento, in preparazione a questo evento stai creandoti delle relazioni, cercando persone che ti aiutino a fare questo evento. Che sono volontari, cioè nel senso che Allora, devi vederlo però in un'ottica più generale, non puoi pensarlo come tutti i micro eventi. Tutti questi fanno parte dell'evento globale. Quindi diciamo che sono attività preparatorie all'evento. Per cui, che cosa serve alla tua associazione? Qualcuno che ti supporti però in tutto, altrimenti impazzisci. Cioè, che si prenda carico di organizzare questo evento facendo queste attività insieme a te. Quindi siamo ancora su qualcuno che ti aiuti a organizzare un evento, quale che sia il tipo di evento che vuoi organizzare, cioè tu vuoi fare questa specie di mostra, insomma,
Allora devi cercare, il bisogno è organizzare questo evento di comunicazione sul territorio. Questo è quello che vi serve. In base a questo allora poi immagini il profilo del volontario che ti dà una mano a fare questo evento. Chi c'è che ci lavora? Solo tu? Voi due? Valutate anche le competenze che ci sono già quando faremo il profilo del volontario. Capisco che sia un po' uno sforzo in certi casi, perché in realtà questo è uno schema mentre la realtà è un fluire. Però se non riusciamo un po' a incasellarla, ci perdiamo. Si torna al gatto che si morde la coda, cioè non c'è mai un inizio ma una fine, perché effettivamente la realtà non è, per fortuna, incasellata, è interdipendente. Esatto. Però un po' di forma bisogna che ce la diamo, altrimenti non c'è mai un punto di partenza, perché tanto ci si collega sempre a cose che esistono, che dipendono da altre, allora si analizza le altre e non si finisce più. Quindi il bisogno della vostra associazione è organizzare un evento di sensibilizzazione e da lì poi partiamo, ok? Adesso vedo come sono gli altri, perché poi dobbiamo andare avanti, dobbiamo arrivare... A che punto siete? Individuato il bisogno? Che punto siete? Va bene, allora adesso ci fermiamo, qualcuno lo espone, poi andiamo avanti. Direi che ci siamo, cominciamo da questo gruppo qui che è il più animato. No, il più animato, ho detto. Allora, qual è il bisogno della vostra organizzazione? Un portavoce. Opla. Scusate. Un portavoce. No, non si sente, cioè si sente dentro al... No, ma state pure in gruppo, perché tanto poi vi faccio lavorare di nuovo, cioè proseguiamo. Dove è finito il microfono? Ah, prego. L'organizzazione e che cosa vi serve? Allora, a noi serve... L'organizzazione chi è? Ah, Caos Calmo. Mm? È un'organizzazione che si è prefissa la mission di sensibilizzare il cittadino foggiano che, diciamo, negli ultimi anni è diventato un po' distante e distaccato dai bisogni della propria città, quindi vive nel proprio orticello. La vostra tesoriera ci ha spiegato ampiamente ieri. A posto. Allora, le cose. Sì, avevamo pensato di organizzare un evento di sensibilizzazione attraverso una mostra fotografica, per cui alla base c'era praticamente la ricerca di alcuni aspetti della città che possono essere migliorati al di là dell'istituzione, possono essere migliorati dalla volontà del cittadino di migliorare alcune situazioni. Quindi partite dal coinvolgimento del cittadino. L'evento che volete fare è rivolto al cittadino e al suo coinvolgimento. Esattamente. Ok. Quindi abbiamo praticamente, cioè abbiamo bisogno di, attraverso delle relazioni, di condividere questo nostro cammino con più persone possibili. Certo. Che facciano, dovete raggiungere il maggior pubblico possibile. Sì, che facciano essenzialmente opera di relazione. Allora, fermiamoci. Che stiamo già andando oltre. Ah, sì. A voi serve organizzare questo evento. Sì. Quindi nel prossimo esercizio vi metterete a vedere che cosa vi serve per organizzarlo e quindi quali risorse umane vi servono per organizzarlo. E da qui vedremo qual è il profilo del volontario / volontari di cui avrete bisogno. Perfetto. Chiedo scusa se li porto sì. Su questo schema. No, perché è facile poi perdersi. È facile perché le cose sono tutte collegate, va bene.
a posto. Un volontario per un evento. Passiamo, grazie. Allora, invece noi ci siamo occupati della cooperativa di Marco. No, no, non è una parola, è una parola greca, sì, sì, sì. Sì, sì, no, non è una, questo lo sapevo che non era un acronimo. Che invece cerca volontari per, sia per le attività quotidiane, quindi per sostenere le attività che sono già presenti nella, nella cooperativa, sia invece, e quindi di tipo operativo, volontari di tipo operativo, ma anche dei volontari di tipo creativo per la creazione di nuovi laboratori, di nuove idee per, sempre per i ragazzi ospiti. Allora, è un esercizio, sembra solo un esercizio di stile, ma invece è un esercizio, proprio una forma mentis. Parliamo del bisogno, non cerchiamo volontari per. La cooperativa ha bisogno di aumentare sì. i servizi, di maggior supporto in quelli che eroga già. Non cambia niente, sì. però cambia per voi per avere un minimo di ordine mentale di più. Perché se cominciate a parlare cerco volontari, il vostro pensiero va sul volontario, non va sul bisogno. E allora siete già proiettati nel passo successivo col rischio di dimenticarvi quello precedente. Sì. Quindi il bisogno è fornire più erogare più servizi sì. e migliorare la qualità di quelli che già ci sono. Sì. Per esempio? Per esempio, visto questa è la nostra certo. realtà. Sì. Per esempio, quali sono i servizi in più che vorreste offrire? Allora, per le attività ordinarie. Diciamo, i volontari ci potrebbero dare una mano nelle attività ordinarie, quindi sostegno scolastico, attività di laboratorio, e ci sono stati anche volontari in passato che ci hanno dato una mano nella gestione delle strutture, quindi delle due case, del centro diurno, quindi nella pulizia dei locali piuttosto che nello stirare gli abiti, i vestiti dei ragazzi, in quello che serviva nella casa. Quindi questo sarebbe il primo bisogno, nel senso di supportare quelle che sono le nostre attività quotidiane. Quindi darci una attività mano, sostanzialmente. Quello che c'è già. A livello creativo ci potrebbero dare anche nuove idee, perché poi ogni anno con i ragazzi fai attività di laboratorio, di animazione, quant'altro. Quindi queste se cose già le fate? Sì, sì, noi le facciamo quotidianamente tutti gli anni. Ma vorreste aumentarle? Vorremmo aumentarle, vorremmo anche diversificarle. Per esempio quest'anno è venuta una volontaria, mi sono dimenticato di dirlo anche a loro prima, che ha voluto fare una sperimentazione con la musicoterapia, quindi è ovvio, è stato un qualcosa di nuovo sia per noi che per i ragazzi, quindi ben venga a livello creativo, se viene qualcuno dici perché non facciamo, diceva loro, le sedie di cartone, noi non le abbiamo mai fatti, anche per i ragazzi è uno stimolo a fare qualcosa di diverso rispetto alle attività che facciamo, perché noi di solito gli operatori dipendenti della cooperativa cerchiamo sempre di cambiare le attività di laboratorio, se no i ragazzi si scocciano. Per cui se viene qualcuno creativo che dall'esterno ci porta idee nuove, tanto di guadagnato. Quindi il bisogno vostro è appunto avere più respiro, migliorare la qualità dell'esistente e aggiungere novità. A livello operativo. Poi ho detto, dicevo anche a loro, poi ci sono dei volontari che ci danno una mano anche nella raccolta fondi, però in maniera indiretta, cioè non direttamente, nel senso che c'è una volontaria storica che ci dà una mano nell'organizzare degli spettacoli, piuttosto che la stampa di un libro di fiabe, piuttosto che il mercatino degli oggetti che produciamo. E ci sono volontari che poi indirettamente, tipo c'è il volontario che si mette a disposizione facendo il service gratuito durante lo spettacolo. O ci sono, io dicevo, non so se è una forma di volontariato, dei ragazzi che si sono impegnati, dei ragazzi di scuola superiore che hanno fatto questo spettacolo musicale, loro hanno fatto... si sono messi a disposizione da settembre ad aprile, hanno fatto un corso per prepararsi e quindi ad aprile hanno portato in scena questo spettacolo e tutto il ricavato è stato dato a noi. Io la considero una forma di volontariato, poi magari loro l'hanno fatto anche come crescita personale, per fare lo spettacolo, per farsi vedere tutto quanto, allora, però poi alla fine dei conti, io quello sto dicendo. Attenzione sul dono, più che sul donatore, abbiamo capito esattamente i discorsi di ieri, allora... E vabbè, insomma, alla fine è quello che muove, diciamocelo. No, per carità. Allora, è vero che poi i beneficiari siete voi, ed è vero che loro si saranno divertiti e l'hanno fatto per crescita personale e tutto quanto. Però, come si diceva,
anche la donazione di tempo, quindi il fare il volontario, è uno scambio, per cui tanto do ma altrettanto ricevo. In generale, se sentite i volontari che parlano delle loro attività, dicono spesso che ricevono molto più di quello che danno, perché l'essere utile, il poter fare delle cose, il poter essere attivi, il lavorare in gruppo, appartenere a un gruppo che fa delle cose che si sovrappongono ai propri valori, è una cosa che dà una grande soddisfazione, per cui assolutamente le due cose coesistono. Perché ho introdotto la parte riguardo alla raccolta fondi? Perché immaginate che un altro bisogno della cooperativa sia fare raccolta fondi, quindi... però bisogna mettere un po' d'ordine. Sì, comunque, allora, nelle attività del volontariato, i volontari, diciamo, tra virgolette, se si può usare, ci servono principalmente nella gestione quotidiana delle attività, ok? Ma diciamo ci aiutano. Cioè, vabbè, ho sbagliato il termine, scusa. Ci aiutano. È giusto. I termini, perché non mi usciva. Se... No, guarda, parli con una che ieri si dimenticava le parole all'inizio delle frasi. Comunque, non solo ieri. Comunque, se vi abituate a usare delle parole più consone, è anche facile che il pensiero sia degno. A me una parola, poi non so se è da condividere questa, che sì, spesso uso riguardo ai volontari, che bisogna coltivarli, però non so poi se è corretto o può sembrare offensiva. No, coltivarli, si dice anche coltivare il donatore, ve ne avrà parlato la volta scorsa. Google. Nel senso di attenzione, cura, certo, e tutto quanto. Certo, sì. Sì, assolutamente, anzi far sì che si fidelizzino, che aumentino la donazione, che siano sempre più vicini. Questo è... Come? E beh, adorare secondo me... Adorare ha già una connotazione diversa, però il coltivare, in effetti, se la radice è proprio cultus, è proprio prendersi cura, è come si farebbe con una pianta, lo usiamo più che altro nel mondo vegetale, il coltivare, però vuol dire prendersene cura, cioè far sì che cresca sana e forte, e quindi secondo me non c'è niente di negativo. Ecco, rispetto ai bisogni, comunque, è chiaro che qui non possiamo fare la lista di tutti i bisogni, no, ma vediamo quali sono quelli. Nella maggior parte dei casi ci aiutano nelle situazioni operative, quindi a studiare con i ragazzi, piuttosto che attività di laboratorio, oppure per le attività sportive, insomma ci aiutano a portare... Quindi nel caso loro, per esempio, partiamo già da un'esperienza, cioè loro hanno già dei volontari, quindi è anche più facile individuare il bisogno e come andare a soddisfarlo. L'unica peculiarità è che noi viviamo all'interno di un sistema... di tre enti che collaborano in maniera stretta tra di loro, quindi ci sono i padri Giuseppini, poi ci siamo noi come cooperativa e c'è anche l'associazione di volontariato che fa anche soprattutto da promozione nella ricerca dei volontari, quindi il più delle volte i volontari arrivano tramite questa associazione di volontariato, poi ci sono anche i volontari propri che si riconoscono nella nostra struttura di cooperativa, però è ovvio. Diciamo siamo tre enti che poi alla fine dei conti facciamo ricerca di volontari. Ho capito. Grazie. Sì, portavoce. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro un po' che secondo me era interessante. Abbiamo fatto un'analisi veloce di quelle che sono le attività che sono state fatte, sì, che bisogna fare nella cooperativa Aura, che... Che un centro, cosa fate? Abbiamo un centro diurno, ci occupiamo dei bambini, un'età mista, c'è un mix di età, sesso, facciamo attività didattiche, ludico-ricreative, laboratoriali. Okay. Praticamente da questa analisi che abbiamo fatto, abbiamo visto un po' anche la relazione tra il numero degli utenti e gli operatori per capire un po' quali erano le aree un po' più scoperte. Sostanzialmente abbiamo visto che ci servono sicuramente un operatore, diciamo un po' di volontari per aiutare sulle attività, per aiutare gli operatori sulle attività di sostegno allo studio, e per i laboratori
e per le attività ludico-ricreative, che sono i tre focus fondamentali. Vabbè, poi andando avanti abbiamo visto che se ci fosse qualcuno che ci dà una mano sulla comunicazione non sarebbe male. Cioè se ci fosse però, qualcuno che ci dà una mano dappertutto non sarebbe comodo, però effettivamente però, non è che possiamo risolverla diciamo, tutta oggi. Sostanzialmente ci siamo focalizzati sulle attività un po', diciamo, tipiche della cooperativa. Quindi, e avevamo già cominciato a vedere il profilo per uno di queste tre. Allora, torniamo proprio al bisogno, cioè in questo momento voi fate fatica a fare quello che state facendo? No, fatica no, no. Però un po' però, come diceva Marco prima, cioè abbiamo bisogno sicuramente di qualcuno anche che porti delle novità, soprattutto per quanto riguarda i laboratori, ma anche nei momenti di gioco, sicuramente un qualcuno che sia anche un po' animatore, che sappia... No. Farsi coinvolgere. Sì, e coinvolgere soprattutto i bambini nei giochi. Mm-hmm. Sicuramente nei laboratori abbiamo pensato a dei laboratori di yoga oppure. Quindi abbiamo volete pensato, migliorare la vostra sicuramente, offerta? Sicuramente sì, sì, sì. Ok. Va bene. Allora, tenendo ben presente, presentissimo questi aspetti, a questo punto. Immaginate qual è il profilo della persona barra persone che vi servono. Vi do altri... Eh sì, cioè alla fine ve lo dovete costruire un po' voi, perché altrimenti io ve lo racconto, voi mi ascoltate, uscite di qui e non vi ricordate più niente, non ha senso. Invece almeno fate un esercizio che magari non è quello che utilizzerete, ma almeno... Cominciate a entrare un po' nell'ottica di mettere in pratica queste informazioni, perché poi è quello che vi serve, usare le informazioni che avete avuto qua. Quindi immaginate il profilo considerando tutti gli aspetti che vi vengono in mente e anche quelli che vengono in mente agli altri e non a voi. Per quello siete in gruppo. Voi, molta attenzione al profilo. Giusto? Considerate anche nel vostro caso, per quanto riguarda l'orario, che voi probabilmente fate anche attività di programmazione, extra attività o no? Per cui non pensate di chiamare una persona che rimane soltanto nel tempo in cui ci sono i bambini. Almeno per una parte dovete chiedergli di partecipare alla programmazione che fate, anche al feedback che vi date. Non lo so quante volte vi incontrate per parlare di come stanno andando le cose, per fare nuovi progetti. E almeno per un po', o forse magari per una parte all'inizio, però considerate che c'è questa attività che dovete fare, che farà parte della formazione. Però, siccome adesso lì ho un po' ristretto i campi, considerate che la sua disponibilità di tempo non deve essere solo nel tempo in cui è lì, perché questo può crearvi anche problemi di allineamento sulle attività. Probabilmente se con i volontari che ci sono presenti avesse dei momenti in cui vi allineate sugli obiettivi pedagogici educativi, alcune difficoltà non si scioglierebbero, insomma. Scusa Fabio, è ovvio che la pausa oggi salta, tanto è, siete sempre in pausa. No. Sì, però mi dà, diciamo, un po' di importanza, perché mi impegnavo a dire che
che è per il periodo dell'organizzazione dell'evento, gli dice una disponibilità la più ampia possibile per un periodo limitato. Poi si fa, cioè è chiaro che tu non puoi promettere niente al volontario, sei business, ed è anche ovvio che se lui ti darà una mano durante l'evento e sentirà che è un'iniziativa che gli piace, che è un'associazione in cui si ritrova, ci rimane e troverà il modo di occuparlo, ma non puoi adesso dirgli ci sarà, ho bisogno di te 3 ore alla settimana, 3 giorni alla settimana per sempre. Ieri forse sei arrivata un po' tardi e alcune parti te le sei perse, per cui capisco la tua perplessità. Allora, però è giusto che entri anche, no? Anzi, un occhio esterno è un buon consigliere, quindi non verbalizzate soltanto, cioè voi che non fate... Sì. No, però appunto una cosa importantissima è tenere presente che i volontari devono in qualche modo esserci d'aiuto, siccome già sono un impegno nel avere relazione con loro, valorizzarli, impegnarli, dargli attività da fare, è meglio che abbiamo ben chiaro per che cosa ne abbiamo bisogno, senza fare promesse che poi non possiamo mantenere. Cioè se noi diciamo al volontario che sarà per tutta la vita con noi e poi lo assumeremo, facciamo promessa che non siamo in grado di mantenere, può darsi che diventi una cosa del genere, però a priori non lo sappiamo, per cui dobbiamo partire proprio da quello di cui abbiamo bisogno. Sì, però appunto se noi abbiamo bisogno per un evento, abbiamo bisogno per un evento. Quello che succederà dopo dipenderà da come entreremo in relazione noi con lui, lui con noi, con l'associazione, magari dopo l'evento si rende conto che gli piace di più occuparsi di attività con bambini, ci saluta, è stata una bella esperienza, mi sono fatto una buona esperienza. Dice guardate, oppure guardate, mi è piaciuto tanto, però io non sono la persona adatta per fare questo tipo di attività, preferisco lavorare con i bambini, con gli animali, con i malati, con gli anziani. Però ho degli amici che invece potrebbero venire a fare quello che ho fatto io, perché dopo che l'ha sperimentato magari pensa, se ci fosse qui il mio amico Gino, Pino, Nino, sarebbe perfetto. Quindi è tutto in evoluzione, bisogna stare con quello che c'è, con quello che serve, perché fare proiezioni troppo a lunga scadenza è un po' difficile, soprattutto quando si parla di relazioni di persone. Nelle strategie e nell'indirizzo operativo e strategico dell'associazione sì, ma rispetto alle relazioni con le persone è meglio partire da quello che serve. Allora, prendete, diciamo, suddividete i vari aspetti di questa iniziativa, le cose che servono per questa iniziativa, e per ognuna di queste immaginate un profilo che magari si riunisce tutto in una persona, oppure vi rendete conto che servono almeno 2 profili molto specifici. Allora, se voi pensate di aver bisogno di questa figura, cercate questa figura. Per cui in realtà non è per il... Quindi questi 2 li avete già? Sì. E allora non vi servono? Ma noi stiamo facendo un esercizio. Una simulazione.
No, però ascoltate, sono le 10 e fischia, stiamo qua fino a l'una, va bene, insomma abbiamo anche altri argomenti da affrontare, nel senso partite come? No, no, ma nel senso se quello che va benissimo. Allora, assolutamente. Ad avere un metro. Allora, per rasserenarvi, tutte le associazioni non aspettano di fare un corso di fundraising per fare le loro attività. Quindi tutti fanno, comunque nel momento in cui nasci, trovi le modalità per sostenere la tua associazione, per sostenere la tua mission. È chiaro che poi si può sempre migliorare o si può sempre, più che altro, guarda, tu non c'eri, nella mia presentazione io ho messo la foto di Mary Poppins. Perché? Perché in realtà Mary Poppins va in situazioni un po' confuse e caotiche, mette ordine e poi va via. Senza portare, cioè non è che porti cose nuove o elementi diversi, semplicemente mette un po' in fila le cose, valorizza le potenzialità, calma gli eccessi e da qualche strumento in più, ma in realtà è un po' questo quello che dovete fare, più che altro perché poi vi aiuta a misurare i risultati e a riprogrammare in futuro. Non vi serve. Valutate anche a questo punto quanti ve ne servono. Ce l'avete già? Scusa, posso dire una cosa? Mi sembra che però vi siate fermati alla preparazione dell'evento. Sì, però non potete fermarvi nella programmazione, alla preparazione. Quindi immaginate che, allora, il fotografo ce l'avete, boom. Chi presenterà il progetto ce l'avete, durante l'evento avete abbastanza persone o vi serve qualcuno anche durante l'evento e dopo l'evento per andare a ringraziare chi è venuto, per avere un feedback, per qualcuno che poco prima dell'evento vi crei relazioni con gli organi di comunicazione per dare visibilità? Cioè, andate fino alla fine dell'evento, perché se vi fermate alla preparazione ora siete a posto, avete già tutto, però non vi aiuta a fare i passi successivi. L'evento stesso cosa richiede? Quante persone? Per fare che cosa? Ci siete già? Tutti? Non serve nessun altro? Serve qualcuno che distribuisca, che ne so, che faccia la limonata e distribuisca la limonata? Dico sciocchezze. Serve qualcuno, insomma, per l'evento, quante persone servono e chi? Prego? Sì. Oh! Ok, lui aveva un certo carisma, se posso dirlo, niente, cioè non voglio insinuare che voi non l'abbiate, che la vostra associazione non ce l'abbia, ma lui aveva un carisma, cioè aveva sì, un qualche valore aggiunto. E avete individuato? Ne aveva per tutti. Certo. Certo. Certo.
Quindi siete bloccati, il profilo non è che cosa serve a noi, ma che cosa sai fare. Però il profilo... Ti fermo subito. Non è esattamente l'obiettivo, a meno che se l'obiettivo dell'associazione è valorizzare le persone con le loro peculiarità, allora cuci abiti addosso a tutte le persone che arrivano lì, dicono io ho tante qualità, inventami un progetto in cui io posso metterle a frutto. Normalmente il compito dell'associazione è altro, il compito dell'associazione è offrire servizi alle persone. Allora, nel momento in cui a me serve un educatore che abbia un buon appeal con i bambini, che ci sappia fare, che abbia quell'intuito, capace di cogliere le situazioni, eccetera, è quello di cui io ho bisogno, che non sono io ad aver bisogno, ma è i bambini, l'associazione nella quale io lavoro per portare benefici a questi bambini. Quello che serve alla soluzione è una persona che abbia queste peculiarità. Sta alla persona capire se il vestito che è pronto gli sta addosso oppure no, perché altrimenti è un impegno gravosissimo. È chiaro che poi quando si entra in relazione le relazioni si... Certo. È chiaro che quando le persone entrano a far parte della tua associazione si fanno un po' carico di quello che c'è da fare, come il presidente va a accompagnare i pazienti se serve, come sposta i pacchi lui, cioè non è perché il presidente non fa niente, questo è chiaro, però nel vostro caso c'è stata una fortuna di incontro, nel senso che a voi serve una persona che abbia le sue competenze e lui ha quelle competenze e si è avvicinato a voi. Proprio ieri ne parlavo del fatto che magari voi avete a che fare con persone che hanno competenze e che nella vostra associazione ne vorrebbero mettere altre. Caso di questo amico che andrà a trasportare i pazienti malati di tumore, in realtà è un ex responsabile ufficio marketing e vendita, per cui sicuramente metterà a frutto
anche queste competenze, anche se la sua spinta iniziale è quella di essere d'aiuto al pubblico. Quindi sicuramente ci sarà un incontro, però non bisogna mai perdere di vista qual è il nostro bisogno, perché nel momento in cui noi ci concentriamo sul bisogno di chi viene e adattiamo le nostre, la nostra attività ai suoi bisogni, stiamo trascurando quello per cui siamo nati, che è invece aiutare i bambini. Non abbiamo risorse infinite, potremmo fare entrambe le cose, ma non abbiamo risorse infinite. Quindi la nostra priorità è sempre quella di fare quello per cui noi siamo nati. E le persone che si avvicinano dovrebbero capire immediatamente quello per cui noi siamo nati. Purtroppo ti sei perso un po' l'introduzione di ieri, per cui queste cose forse... Guarda, ognuno ha sempre ottime ragioni e io vi ringrazio di esserci qua il sabato mattina, per cui non era un appunto, era semplicemente che ti manca un pezzo del percorso che abbiamo fatto insieme, che è quello di mantenersi fedeli alla propria mission, perché è quella che noi dobbiamo realizzare. Altrimenti facciamo altro, cioè altrimenti decidiamo che siamo un'associazione che valorizza le qualità personali. Potremmo entrare in un CSV, allora in un CSV ci occupiamo solo, come la sezione che lavora insieme a loro, di raccolta di volontari, allora caspita sì, mettiamo poi in relazione le persone con i bisogni che sappiamo esserci. Però è questo il compito dell'associazione, mettere insieme volontari che si offrono per fare manovalanza, mettere competenze di avvocato, mettere competenze mediche con le associazioni che hanno bisogno di un medico, di un avvocato, di uno che fa manovalanza. È un'altra mission. Adesso. E certo. Certo. Necessariamente, nel senso che ci sono persone che amano rendersi utili anche facendo cose molto pratiche. Bisogna smettere di pensare che l'attività pratica è meno nobile di quella teorica. Se a me serve una persona che risponde al telefono, ma rispondere al telefono in un'associazione, hai idea di che cos'è? Cioè, devi conoscere l'associazione, devi sapere entrare in empatia con le persone, perché chi viene lì non parla solo di cose pratiche, ma principalmente parla di valori, e quindi tu devi empatizzare immediatamente con i suoi valori. È tutt'altro che un lavoro di basso, di manovalanza, assolutamente. Bisogna un pochino imparare a valorizzare tutte le posizioni, perché sono tutte importanti.
cioè da chi va a coltivare la terra, perché se no gli altri non mangiano. Cioè io posso anche fare il medico, lo scienziato, ma se non ho qualcuno che mi coltiva la terra mi dà il pane. Sì, però oppure vengo e ti faccio un corso di riparazione delle gomme delle biciclette. Cioè si può fare un laboratorio del genere, nel senso che certo, altrimenti ci sono un sacco di altre attività, cioè di altre associazioni che hanno bisogno di quell'attività lì. Se quello che lui ti dà non ti serve, non è quello di cui hai bisogno, anche la sua soddisfazione non è quella che meriterebbe, perché lui dedica del tempo, delle energie, ci mette del suo e in ritorno ha una cosa che non sente così utile. Ma se lui vuol fare il volontario per rendersi utile, in cambio deve avere almeno la sensazione che questa utilità c'è. Quindi è un matrimonio che non funziona. Se non funziona è inutile cercare di farlo funzionare. Ci sono un sacco di altre persone che possono funzionare meglio, un sacco di altre associazioni che hanno bisogno proprio di lui. Vi do un tempo perché altrimenti... Ci siete? Ci siete? Ci siamo? Ci siete? Adesso? Cosa stavate facendo fino adesso? Abbiamo scoperto. C'è tutto questo per provare il bisogno. Vedi, se vedi? Abbiamo scoperto che ci serve femmina. No, ma ci vuole un po' di tempo, per... Certo, assolutamente. No, insomma questi li abbiamo già guardati ieri, insomma se pensate di aggiungerli, stavo andando avanti con le slide, ma loro hanno avuto la folgore femmina, hanno scoperto. Il simile cerca il simile. Guardate che i gruppi troppo omogenei dal punto di vista del sesso non funzionano benissimo, ci vuole qualche elemento che porta altre qualità. Sì. Anche? Ma sì. Un grande appeal. Va bene, da chi cominciamo? Scusate, vi divido, come si faceva a scuola. Da chi vuol cominciare? Dai, Giulia, dai. Sì, un portavoce. Brava. Abbiamo capito. Oh, aspetta, scusa. Abbiamo capito. Abbiamo finalmente capito il bisogno dell'organizzazione, perché ci si concentrava su quello che c'era e non si capiva, da quello che c'era sembrava ci fosse tutto, perché non si arrivava alla realizzazione. Avete gettato il cuore. Sì, abbiamo gettato il cuore, perché effettivamente c'era bisogno, dal momento che quello che è stato evidente è stata la paura di esporsi proprio fattivamente. C'è questo, cosa mancava? La data. Quindi mancando la data... La cosa veniva continuamente procrastinata. Facevate finta. E la colpa. Facevamo le prove. Ci immagino, fantasticavamo su un eventuale. Ecco, diventava una soprattutto fantasticare. Ora la colpa di questo, la colpa di quest'altro. In realtà manca soltanto chi prende in mano la situazione. Loro hanno un po' tutto. Quello che manca probabilmente è chi organizza questo tutto e mette una data e
prende il toro per le corna. Il profilo bello, è bravi. Appunto quello bello del... questo processo che hanno fatto, eh? No, non vi... siamo state rumorose, no, però... perché erano partite che ma siamo l'unico gruppo omosessuale ai risultati dell'evento loro, però appunto nemmeno l'avevano. Dicevo, essendo l'unico gruppo omosessuale, ovviamente è venuto fuori tutto il meglio di noi, e il meglio in tutti i sensi, e appunto chi prendesse in mano l'organizzazione era proprio un organizzatore di eventi che nel loro enorme parco conoscenze non avranno problemi a individuare, in modo tale da poter fissare date e a quel punto procedere step by step, perché hanno tutto, abbiamo. Quello che sembra che abbiano tutto. Tanto che non hanno programmato. Non riescono a metterlo in ordine. Solo questo. Ma che bello. Vabbè. Vero? Un'organizzatrice, abbiamo detto. Femmina. O transgender. Avevamo un candidato, l'abbiamo perso. Con una parrucca. Cambiamo un po' l'ordine, scusate. Allora... Quale profilo? Allora, noi abbiamo detto, siamo sempre focalizzati sull'attività didattica, per cui ci servirebbe che si fa tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19:30 e poi una riunione dopo una volta a settimana, il lunedì dopo le 19:30. Ah, abbiamo dato da fare in riunione? Sì, però solo una volta al mese, perché tutte le settimane poi diventa un po' pesante. Sono quindi una volta al mese per il volontario. Siete sicuri? Secondo me sì, perché magari si fa una riunione di apertura e poi una ripresa tutti i mesi, in modo tale che si dà il feedback e si riorganizza per il mese o due volte a settimana al massimo. Può non essere pesante tanto per il volontario quanto per l'associazione, perché l'inserimento deve essere graduale. Allora, ieri era venuto fuori una questione, per chi non c'era, tra i volontari che lavorano nella sua associazione e il personale retribuito, che era una questione che avevamo affrontato, e c'era diciamo poco allineamento sulle attività da fare, quindi non erano valorizzate le risorse. Adesso, mentre parlavano di orario, abbiamo provato a pensare che effettivamente un'attività utile sarebbe quella di non richiedere al volontario la presenza solo durante proprio i laboratori, i momenti in cui sono presenti i bambini, ma anche in una fase di programmazione e di valutazione delle attività, perché innanzitutto il coinvolgimento potrebbe essere maggiore da parte del volontario e soprattutto la coerenza la coerenza educativa nei confronti dei bambini sarebbe sicuramente maggiore. Per cui hanno inserito questo elemento, oltre all'orario, che è quello in cui i bambini sono lì, e per forza quello è, anche un'attività extra, che però è strettamente legata a quello che dovranno fare poi quei bambini. Il periodo naturalmente è quello scolastico, per cui da settembre a giugno. Abbiamo previsto anche una sola volta a settimana per almeno 2 ore, ma che sia costante. Per cui noi dobbiamo sapere che il lunedì il signor Mario viene dalle 4 alle 6 a fare il dopo scuola. Il profilo. Il signor Mario com'è? Appunto, il profilo diciamo che abbiamo individuato sostanzialmente. Allora lo vogliono maschio. O la signora Maria, dipende. Quello che c'è. Diciamo che noi abbiamo profilato abbiamo fatto delle caratteristiche generali e poi da queste caratteristiche abbiamo esploso 2 profili. Sicuramente deve essere una persona che ha la predisposizione a stare con i bambini e con i ragazzi, devi avere un livello di cultura media, perché comunque ti deve aiutare a fare i compiti, e se poi anche un po' animatore, nel senso che diciamo è aperto alle relazioni in generale e comunque coinvolgente, meglio ancora. Per cui abbiamo previsto o un giovane di massimo 35 anni che andiamo a reperire in università, nelle facoltà specifiche di... Se questo lo facciamo poi dopo. Ah, lo facciamo dopo, ok. Oppure il pensionato. Il pensionato magari insegnanti in pensione o cose di questo tipo. Eventualmente una pensionata... che fa fare attività che magari non sono quelle
straordinari che si fanno adesso, gonfiare i palloncini e farci le bestioline piuttosto, sì, ma insegnare a fare il pane, la e pasta. C'è già, però siccome noi ci siamo focalizzati solo su una delle tre attività per anche per fare un lavoro più, loro fanno già dei laboratori di pasta fresca e quindi anche quello poteva essere assolutamente un profilo da poter coinvolgere. Sì, non escludetene, perché le massai insegnano a fare, a cucire l'uncinetto. Sì, sì, sì. Tutte, allora, su questa ve la passo così e la prendete. Secondo Rudolf Steiner, che è un pedagogista, oltre che altro, mani abili sviluppano abile pensiero. Quindi i lavori manuali per i bambini, perché ai tempi nostri, non so se i vostri, ma... ma i lavori manuali, cioè l'abilità manuale effettivamente aveva anche uno scopo proprio evolutivo. I bambini adesso usano il velcro, non sono neanche più capaci di allacciarsi le stringhe fino a una certa età, però sono schiacciate bene, però hanno perfettamente l'uso dei pollici, probabilmente diventeremo tipo età beta con solo il pollice. Assolutamente. Assolutamente, mio figlio è in grado di cucire e anche di lavorare a maglia. Gli servirà, non gli servirà, probabilmente non servirà neanche a mia figlia, però l'ha imparato. Quindi teniamo in considerazione anche vecchie, il pensionato e la pensionata vanno bene perché possono mettere in campo le vecchie competenze che per i bambini sono affascinantissime perché hanno a che fare proprio con il fare. In questo mondo che è assolutamente virtuale perché è tutto su microschermi, per loro fare cose concrete, eventualmente anche qualche artista che si occupa di modellaggio, di scultura, di queste cose. Sì. Volete uno, quello lì? Sono il signor Mario. Allora, siccome il campo è vastissimo, perché poi ci sono anche la parte dei giochi e poi c'è la parte dei laboratori, abbiamo deciso di, per portare avanti, diciamo, per arrivare alla fine dell'esercizio, di isolare un'attività e lavorare su quella, perché diciamo dalla riflessione che facevamo, secondo noi bisogna, siccome le attività sono abbastanza diversificate, perché per esempio sui laboratori potrebbe essere anche che si fa il laboratorio di ballo una volta a settimana, per cui bisogna andare a profilare, per cui secondo noi bisogna fare proprio tre esercizi diversi in relazione a quello che è il profilo delle tre attività, a meno che trovi quello, il volontario che non ha nulla da fare, che ti viene tutti i giorni in grado di fare tutte le attività, però questa cosa è un po' difficile. Quindi fatemi capire, tra tutte le esigenze che avete voi ne avete identificato una? Sì, sola. Ne abbiamo identificato una. Per fare questo. Comunque, dalla riflessione che veniva fuori era quella di che per ogni tipo di attività bisognava fare questo lavoro e poi andarsi a dare un attimo delle priorità, perché altrimenti, cioè, siccome le attività sono tante e complesse, bisognava capire laddove c'era più bisogno e quindi pianificare nell'ambito dell'anno una campagna in base a quelle che erano le esigenze. Sì, questa è pur vero che una campagna di people raising un minimo di impegno te lo richiede, per cui terrei un pochino la rosa più aperta, nel senso non è che facciamo una campagna di people raising, selezioniamo tra 200 persone il volontario che fa quella cosa, cioè teniamo aperti tutti i profili che ci possono interessare, perché già che ci siamo, se arriva la ragazza che insegna ballo, non è che le diciamo guarda, si fa la prossima campagna e torni. No, cioè teniamo aperti tutti i profili, quindi fatene pure più d'uno. Okay. Comunque, che differenza è lui? Schematico, rigido, di qui non si esce. Voi, come siamo diversi tutti. Il bello del mettere insieme le persone. Prego. Non c'è niente di positivo o negativo, a parte cose molto gravi, sono peculiarità. È importante essere capaci di lavorare in gruppo, per cui tu metti a frutto le tue competenze e diciamo entri in relazione con persone che ti insegnano ad avere altre competenze che non hai. Purtroppo ci hanno fregato, perché insomma, hanno detto parecchie cose, insomma, che abbiamo
perché le attività comunque insomma sono similari alle nostre, anche perché veniamo dalla stessa radice, quindi insomma. Ma insomma, però, non bisogna mica inventarsi niente, no, 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 infatti, da quello che c'è. L'unica cosa, noi abbiamo fatto invece del lavoro settoriale specifico su una singola peculiarità, abbiamo insomma allargato un po' lo spettro, per cui i volontari che potrebbero darci una mano potrebbero essere inquadrati negli orari dalle 14.30 alle 16.30 per i ragazzi o per le persone che possono sostenere i ragazzi nostri accolti nello studio, dalle 17 alle 18 per le attività di laboratorio. L'impegno richiesto sarebbe almeno una volta a settimana e possibilmente una costanza per tutto l'anno scolastico, quindi da settembre, diciamo da ottobre, va, fino almeno a maggio. Questo purtroppo non si verifica quasi mai, perché poi nella maggior parte dei casi arrivano, soprattutto se sono ragazzi di scuola superiore, quando comincia il secondo quadrimestre è una tragedia. Però vabbè, che più c'era da dire? Operano all'interno naturalmente delle strutture con presenza con gli educatori e quindi con personale dipendente. È previsto per esempio anche per loro un'attività insieme al personale? Noi più che di programmazione la facciamo di verifica, nel senso di verificare con loro. Loro lo fanno periodicamente con gli educatori, perché i ragazzi e le attività le facciamo divisi per gruppi, quindi con l'educatore di riferimento con il quale si trovano a condividere lo studio piuttosto che il laboratorio c'è il confronto diretto al momento, per cui se ci sono difficoltà, problemi, criticità, qualunque cosa, e poi ci vediamo diciamo per ogni 2 o 3 mesi per verificare anche tutti insieme con gli altri volontari come stanno vivendo l'esperienza, più che altro focalizzando sull'esperienza, come se la stanno vivendo bene, se ci sono delle difficoltà, dove si può migliorare, questo insomma sostanzialmente. È sufficiente ogni 2 o 3 mesi? Non pensi che potrebbe essere utile un feedback più... Ma il feedback loro ce l'hanno singolarmente con l'educatore di riferimento, ce l'hanno quasi ogni volta che arrivano, sì, nella struttura. Ma con i bambini, con i ragazzi presenti? No, no, anche in altri dopo momenti, sì, quando hanno finito che magari devono andare via, si quindi fermano con gli educatori, scambiano, insomma... Ho capito, quindi perché... il volontario ha una persona sì, di ma riferimento... È preferibile costante, perché poi magari se succede qualcosa e me lo racconti tra 2 mesi, ormai l'effetto è svanito e quindi non ha più senso neanche forse parlarne, insomma, per cui... Sì, no, ma hanno questi momenti. È preferibile. Poi è ovvio, se dobbiamo distinguere tra maschio e femmina non c'è differenza per noi... giovane, no, adulto, pensionato nemmeno, perché più delle volte dicevo noi facciamo opera di reclutamento, se si può passare questo termine, nelle scuole superiori con interventi diretti nelle assemblee di istituto, quindi per i ragazzi di 4° e 5° superiore. Però dicevo prima, abbiamo notato una differenza, che quando ci siamo proposti, abbiamo presentato l'iniziativa di persona, sono venuti tanti ragazzi. L'anno scorso che invece abbiamo portato le lettere per mancanza di tempo nostro e abbiamo sperato che i presidi facessero la circolare, non è venuta una persona. E vabbè, è lo stesso. Ma d'altronde voi siete testimonial, non c'è mica bisogno andare a cercarli tanto lontani. E poi le attitudini, è ovvio, quello che ti dicevo prima di... Sì. Possono avere delle attitudini particolari, per cui se sono attitudini che possono diciamo ritagliarsi all'interno delle nostre attività, ti dicevo prima, la persona, il volontario che dice io non posso venire però ti posso preparare la torta per il compleanno dei ragazzi, va bene, oppure la persona che dice io so fare la pasta in casa, non ce l'avevamo tra le attività di laboratorio, l'abbiamo creata, però se poi sono attività che non possono incastrarsi con le nostre, a malincuore dobbiamo pur dire mi dispiace però magari... Sì, sì, era il discorso di partire dal proprio bisogno più che dal bisogno del volontario, gli si va incontro finché si può, ma... Bene, fin qui eravamo arrivati già ieri, giusto? Per chi c'era. Avevamo guardato com'era la nostra associazione. Ok. Allora... Abbiamo visto cosa ci serve, abbiamo visto qual è la persona che ci serve, dove andiamo a trovarla. È chiaro che a seconda della persona noi cerchiamo nel posto coerente. Le scuole, appunto, scuole superiori, abbiamo il rischio dell'abbandono dopo
dopo il primo quadrimestre, perché i ragazzi a quel punto hanno come priorità studiare e concludere l'anno con successo. Per cui magari potrebbe essere più utile andare a cercarli all'interno delle università, dove il margine è un po' più, cioè i corsi ci sono, però c'è un minimo di libertà in più. Se un volontario è molto motivato, si organizza, può organizzarsi a modo di farlo, e non c'è solo l'esame a fine anno, ci sono diverse sessioni, per cui magari con un impegno meno costante ma più continuativo potrebbe esservi utile. E già diciamo che... Come? Sì, però se avviene una volta alla settimana, anche se è sotto esame, a seconda poi di che sessioni fa, magari le fa tutte autunnali, per cui studia durante l'estate. Sono più liberi gli universitari sicuramente. Ma sono più difficili da coinvolgere, perché come si fa? Allora, come si fa? Si entra... Adesso lo vedremo attraverso gli strumenti con cui cercarli. Sicuramente gli strumenti più semplici sono quelli che usano i giovani, per cui entrare nelle varie loro community, andare a portare i volantini che faremo, questi favolosi volantini della campagna di People Raising, nella quale chiediamo di presentarsi come volontari nelle bacheche delle università. Al Festival del Fundraising ho seguito un intervento su l'organizzazione di un festival della cultura che si teneva a Cesena, ed era proprio sul reclutamento di volontari, e questa collega, si chiama Giulia Molcenigo, aveva organizzato per 4 anni questo evento con tantissimi volontari, e lei diceva che erano partiti proprio dalle università e dalle bacheche. La maggior parte dei ragazzi erano arrivati vedendo il volantino in bacheca, e poi avevano messo volantini nei comuni, nello spazio Informa Giovani, queste sezioni dove sono proprio le iniziative dedicate ai giovani, ma non giovanissimi, perché effettivamente un ragazzo del liceo, è vero, quarta e quinta, hanno 18-19 anni, però per come maturano i ragazzi adesso, o siete molto fortunati o diventa più utente che volontario in certi casi. Parlo della mia esperienza, poi per carità sono tutti bravi ragazzi, ma forse non hanno sempre il polso e la maturità per affrontare situazioni magari di disagio. Possono essere forse utilissimi nei compiti, perché sono freschissimi, però appunto dipende da quello che ci serve fargli fare. E per cui appunto potrebbe essere utile spostare un pochino il target a ragazzi un pochino meno giovani e che hanno già fatto scelte specifiche, perché è chiaro che se noi andiamo nella facoltà di scienza della formazione, psicologia, pedagogia, eccetera, è chiaro che probabilmente troveremo persone già più attente, predisposte, votate a questo tipo di attività. Diciamo, ci protegge un po' nei limiti dall'eccessivo turnover, perché quello può diventare anche per loro un'esperienza, una formazione, quindi una cosa che coincide con l'interesse e anche il percorso di vita che stanno intraprendendo. E dicevo, un'altra cosa che ha fatto poi, curiosa, le ha contattato poi università europee con le quali hanno fatto partnership. Adesso nel caso vostro, muoversi all'estero potrebbe non essere interessante, salvo casi in cui abbiate a che fare con stranieri. Allora, in quel caso può anche essere utile avere volontari stranieri che parlano un'altra lingua, che vi mettono più in relazione con i vostri beneficiari. Il social network, certo, sì, adesso li guardiamo tutti. Ah beh, certo, queste sono partnership che, se attivate, sicuramente sono
vi aprono delle porte. Da dove si parte? Ecco, poi guardiamo anche tutti i vari strumenti, però partiamo dalle nostre relazioni. Vi ricordate il cerchio dei costituenti, la mappa delle relazioni? Partiamo da chi c'è vicino. Il sistema è sempre quello, si parte da chi conosciamo ma in modo sistematico, cioè matita, foglio e lista di persone che sono molto vicine a noi e via via allarghiamo sempre di più il raggio. E tra queste cominciamo a vedere chi potrebbe essere, magari donatori che tanto tempo che ci sostengono, potrebbero diventare volontari anche, perché con la loro donazione ci fanno sapere che credono in quello che facciamo. E una delle, diciamo, delle peculiarità di un donatore fedele è quella di voler essere sempre più coinvolto, e quindi questa cosa noi dovremmo potergliela offrire. E maggior coinvolgimento di fare il volontario non ce n'è. Quindi abbiamo mai pensato di chiedere ai nostri donatori se vogliono fare i volontari? E no, dai, già ci donano i soldi. Ma se ci credono, per loro potrebbe essere anche bello fare cose insieme a noi. Magari sono persone che hanno delle competenze che a noi servono moltissimo e siccome ci conoscono già da tanto, potrebbero entrare a livello magari di dirigenza o comunque di quadri importanti come volontari. Cioè, consideriamo proprio chi c'è vicino, partiamo da loro e allarghiamo via via a cerchi concentrici le zone dove andare a cercarli. Qui è un esercizio anche quello veramente di proprio di metodo, mettersi lì e pensare al nostro presidente che contatti ha. Tra i contatti che ha ci sono persone che sarebbero disponibili a venire a dare una mano, probabilmente se il nostro presidente ha una sfera di, diciamo, di professione o di amicizie che ha a che fare con i professionisti, i volontari che potrà portarci sono professionisti. Tra i nostri figli dei soci, figli delle persone, ci sono giovani che hanno voglia di fare, che magari conoscono l'associazione perché anni che la mamma è sempre al telefono, magari hanno una prima fase di rifiuto, poi dopo un po' i ragazzi ritornano su quello che i genitori gli hanno insegnato, finita la fase di opposizione, per cui è qualcosa che conoscono da tanto, è qualcosa in cui probabilmente possono credere quanto hanno creduto i genitori, per cui possono essere tranquillamente nuove forze da inserire come volontari. E i ragazzi sono assolutamente virali, non solo con le malattie, che se prende uno la varicella la prende tutta la comunità, ma anche nel coinvolgersi, perché sono molto a gruppo, cioè è bello far questo, tutti facciamo questo, se uno che è un po' leader decide che è bello far questo, vi trovate tutti i ragazzi del liceo sotto fuori dall'associazione che vogliono entrare, perché in quel momento è trendy così. Quindi partite però dalle vostre relazioni, le mappate e poi proseguite con appunto gli amici degli amici fino al sesto livello, che conoscete tutto il mondo. Altro esercizio vostro, dove li cercate? Il bello del vostro gruppo è che non c'è un momento di silenzio. Finisco di... Boom. Siete già... Cioè, cercate proprio... Ma la slide successiva no? Tutte e due. Se volete io, mentre fate, faccio un po' così. Beh, questo insomma non c'è molto da dire, pensate a mappate le vostre relazioni, questa può esservi più d'aiuto perché vi dà qualche spunto su dove andare a cercarli.
però ditemi voi quale volete. La nostra figura, sempre parlando della nostra figura, cioè quello che cerchiamo. Stiamo cercando lui, signor Mario. Lei, signora Maria. Lavoro, tempo libero. La pregunta. Cioè, provate a immaginare tra le competenze che devono avere, dove potrebbero essere, a parte appunto i giovani volontari, ma non so, vi serve qualcuno che vi guida a un pulmino? Andate all'ACI, andate al gruppo autisti della Ticino, come si chiama qui, comunale? ATAF. Ecco, non andate nei gruppi di rellisti, probabilmente non sono le persone adatte. Cioè, pensate un po' alla figura, volete fare dei laboratori, potete anche andare in queste associazioni di professionisti che si occupano di attività manuali, pratiche, non lo so, chi sa fare attività di falegnameria, di edilizia, sono tutti laboratori che possono essere utili. Cioè, siate creativi e poi sappiate che troverete le persone anche dove meno ve le aspettate, quindi non escludete nulla. Tu stai pensando anche? E certo. Mi mandi l'invito al tuo evento? Sì, ce l'ho, sì. Ma dove? Su Facebook? Sì, Susanna Stefanoni. Sono un po' irriconoscibile nella foto, però sono io. Bello, le associazioni sportive, ottima idea. Una sorta di comitato. Avanti una pagina. Glielo concediamo? Di andare a fumare. Li avete già trovati tutti?
Vuoi andare a fumare? Voi avete già trovato? Individuato? Sì, perché ne avevamo anche già forse una cosa prima. Ah, boh. No. Vedi che ti guarda il mondo. Cioè, no, ti ho dato un permesso. No, ho chiesto. Sì, ma posso ritirare il permesso? Dai, che andiamo avanti un altro pezzettino, dai. Al prossimo. Brava. Scusate, scusami. Ti daremo una caramella e un bicchiere d'acqua. Quella no. Caramella di ieri. Sì, con l'impegno. Va bene, cambiamo un po' l'ordine. Voi per primi stavolta. Allora, dove lo trovo? È ovvio, l'ho già detto anche un po' prima. È ovvio che partiamo dalle relazioni personali, quindi dei soci. Sì, appunto, voi dovete mappare le vostre relazioni, non è che secondo me ne avete molte di più del tempo che vivendo, avete. Sì, sì, ma appunto, sprecato. Io poi dicendo prima, vivendo all'interno di un sistema di tre strutture, molto più semplice, tra virgolette, perché ci sono tante relazioni che si moltiplicano, essendo all'interno di un oratorio dove ci sono adulti che portano i bambini al catechismo piuttosto che alle attività sportive, è molto più semplice intercettare potenziali sì. Volontari, per cui partiamo naturalmente dalle conoscenze personali, quindi ci sta mia zia che sa fare cucito, oppure c'è il cugino che sa fare quest'altro, e quindi lì si attivano i primi contatti. Poi gli altri, ho detto, per quanto riguarda le attività ordinarie nel sostegno scolastico, ci rivolgiamo principalmente alle scuole superiori, o ad adulti che sappiamo che hanno anche un'attività lavorativa che gli consente di essere presenti in quegli orari, perché è un orario un po' scomodo per alcune persone, dalle 2:30 o dalle 3, per cui per chi lavora in ufficio magari mattina e pomeriggio diventa un po' problematico, per cui sappiamo che ci possiamo rivolgere, come dicevano anche loro prima, o a persone in pensione, quindi che hanno un po' più di tempo libero, o a persone che magari lavorano solo mezza giornata di mattina. E lì è un po' più difficile. Più che rivolgerci ad organizzazioni di settore, poi noi ci rivolgiamo insomma alle conoscenze o se abbiamo necessità di volontari per quanto riguarda le attività sportive. Lì c'è, noi siamo un po' fortunati, non lo so, forse abbiamo tante persone che conoscono le nostre attività e quindi sappiamo già a chi rivolgerci. Se dobbiamo fare scuola calcio sappiamo già dove andare. Piuttosto che la piscina o il basket. Faccio una domanda. Con questo quadro che si sta via via delineando della vostra associazione, voi avete ancora, nonostante tutto questo, bisogno di volontari? Certo. Volontari nel senso che... Dove trovarli? Li avete lì sotto mano? Non gliel'avete chiesto? Allora, ci sono questi volontari che noi diciamo ci danno una mano continuamente e quindi... Questi vanno tenuti, come dicevo prima, vanno coltivati, perché se no poi dopo un po' si possono scocciare e dire senti la scuola calcio gliela far fare da un'altra parte, se non stai lì a chiedere, a essere presente, oppure a gratificare, fanno la messa dello sportivo e ti chiedono la presenza, magari il sabato sera alle 8:30 quando vorresti uscire, e va bene, insomma ci mancherebbe. Però anche nelle attività ordinarie di cui parlavo prima abbiamo un po' più di difficoltà perché lì c'è un turnover, essendo ragazzi quest'anno ci sono, l'anno prossimo non ci sono, quindi lì c'è da inserire persone un po', c'è bisogno di più persone perché c'è un eccessivo turnover e quindi lì c'è bisogno continuamente di cercare persone, in questo senso. Sì, però... Forse il vostro anello mancante è un po' più avanti, perché fino adesso sembra che abbiate le condizioni ottimali per avere dei volontari. In alcuni casi sì, nelle attività ordinarie di studio e quant'altro c'è da fare questa campagna di promozione ogni anno, cioè perché non c'è il volontario che c'è stato l'anno scorso e che ritorna. Saranno uno o due dei ragazzi che l'anno scorso facevano il quarto oppure facevano il quinto, si sono iscritti all'università a Foggia e quindi possono continuare a venire, perché poi magari li perdiamo perché altri vanno a studiare fuori città e quindi comunque è fisiologico perderli.
e altri che invece hanno fatto l'esperienza di un anno e poi scelgono di fare altro oppure di non venire più. Non vi conviene investire su volontari un pochino più maturi? Più resistenti, diciamo. Non mi piace spingerli un po' meno, sti poveretti. No, più resistenti nel tempo. Sto scherzando. Nel senso che se continuate a cercare nelle scuole superiori è fisiologico e forse anche sano che prendano altre strade, che dobbiate cambiarli così spesso. Non varrebbe forse la pena di investire su persone un pochino più mature, con una vita un filino più strutturata, perché adesso questa cosa dell'università, effettivamente io che abito a Bologna non l'ho presa in considerazione, perché la gente viene a Bologna per venire all'università, qui spesso se ne vanno, non ci sono tutte le facoltà a Foggia? Sì, ci sono parecchie facoltà, però comunque c'è la tendenza... Però la tendenza è andare a studiare... C'è la tendenza comunque ad uscire fuori, per cui insomma... E quindi è chiaro che ti esponi ogni volta con un liceale a un rischio di questo genere. Certo. Forse, allora, quando voi andate a individuare il profilo del vostro volontario, potreste cominciare a spostarvi su un'età un pochino più matura. Dobbiamo comunque partire da un presupposto, che negli ultimi anni i volontari, in generale, dell'associazione che fa proprio volontariato, la nostra, sono diminuiti drasticamente. Saranno state colpe nostre, però immagino che sia un fenomeno diffuso. Per cui, già partendo da questo. La dobbiamo avvertire che sta diminuendo la popolazione, diciamo 18.000 in meno nei confronti del censimento precedente. Che risale a. Le persone che vanno via, non soltanto gli studenti, ma i laureati che vanno via, vanno via quelli che cercano anche lavoro in campagna, si stanno andando via tutti quanti. Oh, ma adesso con Caos Calmo qui la città diventa un gioiello, eh? Avrete un afflusso di gente qua che dovrete costruire. 18.000 su 160.000 è il 12% della popolazione che è. Il censimento precedente di quando è? 10 anni fa. Sì, non seguo i censimenti, mi sono persa. Caos Calmo padroni di Foggia. E allora vedremo se davvero sarà una città splendida pure. Poi l'ho detto rispetto all'esperienza nostra precedente, c'è stata una figura carismatica che ha avviato un po' questo discorso dell'accoglienza e tutto quanto. Quindi all'inizio veramente sembrava, no, non voglio far paragoni, ha attirato tantissime persone. Quando questa persona è andata via, tante persone si sono tirate indietro e poi hanno dato la colpa perché non riconoscevano più lo stile di quando è stato cominciato il tutto, perché le cose sono cambiate, però in fondo venivano lì anche perché trovavano la persona che attirava la gente. No, ma non per una questione di per farsi vedere, certo. Però perché si riconoscevano molto in quella persona. Beh, sicuramente avere questi cosiddetti promoter potrebbe essere una cosa importante per tutti voi, avere una figura di riferimento che ha contatti con le persone che potrebbero interessarvi per le attività di volontariato presso la vostra associazione. Per esempio, sacerdoti che nelle parrocchie fanno questa attività, e sarebbero relazioni da coltivare. Queste, o medici, nel caso di assistenza sanitaria, potrebbe essere utile avere. Sì, vabbè, ma questo funziona anche, questo purtroppo ha sminuito anche il discorso della raccolta fondi, perché quando c'era, arrivavano anche, c'erano anche tanti donatori, poi sono arrivati successivamente, ma non perché non ci credano, però hanno un carattere diverso, o magari si vergognano semplicemente. E quindi anche il contatto che c'era sì, con possibili donatori è venuto a mancare, perché persone che prima donavano puntualmente ogni mese adesso hanno un po' più di difficoltà o ritrosia, insomma, a farlo. Questa è una difficoltà oggettiva. Sì, ma guarda, la difficoltà sì, però magari può diminuire la quota di donazione, esatto. Però chi era abituato a farlo, insomma, lo continua a fare, cioè, lo fa perché ci crede, o ha una crisi
economica che lo travolge, ma se no tendenzialmente... No, ma anche perché c'è... Cioè, giusto per... Non si parla mai di donazioni... Per fare un esempio, poi chiudo perché se no parlo sempre io. Quando abbiamo ristrutturato una struttura, una nostra casa famiglia, è stata una grossa opera di raccolta fondi. Mi raccontava un sacerdote che era andato in una parrocchia a dire la messa, poi aveva detto che c'era questa necessità, dice si è avvicinato il vecchietto, mi ha dato 2 euro. Per dire quanto poi conta molto anche il carisma della persona che chiede che siano fondi o insomma volontariato, incide molto. Anche per esempio i professori dell'università, se voi avete relazioni con le istituzioni, coltivare una relazione con un professore universitario potrebbe essere utile, ovviamente di facoltà che sono coerenti con le vostre necessità, perché potrebbe fare da veicolo per le vostre informazioni, anche soltanto avere i volantini nella bacheca vicino al suo ufficio, averli dentro al suo ufficio, parlarne durante le lezioni. Ti presente quanto? Anche se poi ricattare gli studenti agli esami. Quanto sei stato qui? Anche se poi da noi, siccome ci sono quanti giorni sei andato a fare il volontario? Parecchi studenti che poi vengono a fare il tirocinio, è difficile che fanno uno e l'altro, onestamente. Vengono a fare il tirocinio universitario, quindi sanno che a settembre verranno a fare 250 ore. Quindi già sanno che dovranno venire. Poi allora, magari qualcuno resta, ma sono pochi quelli che restano oltre il tirocinio. Allora questo è veramente un aspetto sul quale dovreste lavorare, perché se uno viene a fare un tirocinio e si trova bene, non gli costa tanto fare il volontario. Magari l'impulso di partenza è lo devo fare. Che seccatura, devo andare, brava che sono stata, che non ho detto parolacce. Devo andare. In realtà poi se si affeziona, se riuscite a coinvolgerlo, se riuscite a fargli capire l'importanza del suo essere lì, anche se non è una scelta sua, anche se sta soddisfacendo un bisogno altro che quello del suo percorso scolastico, poi rimane. Questo è probabilmente un aspetto sul quale potreste mettere l'attenzione e lavorare con un pochino di più. Te tengo per ultimo perché altrimenti vai a fumare. Io volevo fare solo un'osservazione alla questione, dicevi Marco, sul fatto che c'è un ambiente già, tra virgolette, predefinito, nel senso che tu dici noi siamo la cooperativa, poi c'è la parrocchia, poi c'è l'associazione. Allora, questa cosa a mio avviso e per esperienza personale può essere la tomba della raccolta fondi o della raccolta di volontari, perché questa sovrapposizione a volte anche di livelli è come se fosse un cerchio che ti stringe e ti impedisce psicologicamente anche di andare oltre, dove magari fuori alla soglia di quel cerchio ci sono 2000 volontari che non sanno che fare e che aspettano proprio te per venire a fare quella cosa. Per cui io, diciamo, esperienza personale... Ma è un'arma a doppio taglio. Esatto, da una parte è vero che tu trovi delle persone affidabili, che già sai come, diciamo, già profilate, già con un orientamento e tutto il resto. Dall'altra parte però a volte anche l'imprevisto è quella cosa che ti fa ripartire su tutto, perché incontrare una persona nuova che tu non magari ha delle... che magari ovviamente ti devi, come dire, ti devi sintonizzare, eccetera, eccetera. È chiaro che noi andiamo a cercare sempre nei posti dove facciamo meno sforzo e meno fatica, questo è logico, voglio dire. Però a mio avviso, cioè, per l'esperienza personale, questa cosa da una parte è un'arma a doppio taglio. Poi, entrando nel merito del nostro lavoro, allora innanzitutto amici e parenti, per cui... Faccio una domanda, sì. Di questa associazione in realtà so pochissimo, ho la percezione che siate cochi, con un direttivo minuscolo, non è mai nominato, non lo so, che configurazione ha questa associazione? Cioè, è una cooperativa. Ah, una cooperativa. Sì. Pochi soci. Quanti? Pochi vuol dire? Credo una ventina. Massimo. Proprio piccolina? Sì. E che rapporti ci sono tra gli operatori come te e il direttivo? C'è distanza? C'è no. Collaborazione? No, sì, sì, collaborazione. Sì, sì. Anche loro sono operatori? Sì, assolutamente sì. Sì, sì, sì. Il presidente è anche operatore nella casa famiglia, il vicepresidente operatore nel centro diurno. Mi ero persa questo passaggio. Però ci sono alcuni soci che sono proprio assenti in tutto.
cioè non collaborano. Scusate, era per farmi un quadro. Allora, poi sicuramente nelle scuole, per quelle scuole appunto che hanno profili socio-pedagogici, coerenti con la vostra attività. Magari, siccome queste scuole, anche loro al quinto devono fare un periodo di, o c'è l'alternanza scuola-lavoro, comunque ci sono questi progetti, andare a coinvolgerli magari al terzo, al quarto, in modo tale che... L'avete già fatto? No, con i ragazzi delle scuole superiori no. Con le università appunto, sì, perché abbiamo tirocinio. No, perché vi state ancora cercando? Appunto, sì, questo sì. Abbiamo avuto delle ragazze tirocinanti, ma sono andate via perché, finito il tirocinio, io credo semplicemente perché siano tutte di fuori. È anche okay. Abbastanza lontano. Quindi diventava logisticamente complicato. Impossibile, sì, sì. Infatti queste ragazze vengono qui solo per fare gli esami, insomma... Okay. Anche in questo, quando profilate il vostro volontario, considerate gli spostamenti, perché possono essere sopportabili e leggeri all'inizio, ma faticosissimi sul lungo periodo. Sì, infatti io credo che se loro fossero state di Foggia sarebbero rimaste. Ah, vedi. Sì, sì, penso proprio di sì. Bello, quindi comunque c'era una buona... Sì, buonissima. Buonissima relazione, ho capito. Scusate. Un peccato. Allora, vabbè, in università magari andando, siccome il tirocinio formativo è al termine del processo universitario, magari andando un po' prima, così le persone sono motivate a fare il tirocinio presso la vostra struttura e usufruendo anche delle associazioni universitarie, che di solito sono le realtà che in università hanno una trama di relazioni abbastanza ampia. Vabbè, con i social, perché il nostro profilo appunto è anche quello del volontario giovane. Poi avevamo pensato ai sindacati degli insegnanti, perché abbiamo ai sindacati in generale, perché di solito hanno la sezione dei, diciamo, dei pensionati e così via, le associazioni che si occupano di anziani, perché molto spesso anziani che hanno il problema di appunto investire il proprio tempo, occupare il proprio tempo, certo. Poi associazioni sportive e magari gruppi profilati tipo Scout, Azione Cattolica, che questo perché forse è più semplice, come dire, con una sola operazione portarsi a casa più di un volontario. Anche se... Posso? Sì. L'Università della Terzietà sarebbe una buona idea. Certo. Ah, bravi. Sono molto motivati pure. Sono molto motivati. Certo. Anche per Caos Calmo probabilmente. Lì sarebbe un'ottima idea. Mi sembra un'ottima idea, certo. Dicevo, quei gruppi già, tipo Azione Cattolica, gli Scout, possono magari aiutarvi per iniziative più specifiche, perché la loro appartenenza è già a quel gruppo, per cui... Può darsi che troviate anche lì, per carità, come si diceva, non si esclude niente. Però in quei casi magari loro sentono di appartenere a quel gruppo, per cui è meno facile che si affezionino a... Non è che il gruppo tutto non decide che tra le sue attività da sostenere c'è quella della... Oddio, scusate. ...della casa famiglia. Sì, anche, cioè che diventa una mission del gruppo. Esatto. Grazie. Ma sicuramente, perché no? Cioè, quando si dice partire dalle relazioni, non è mica un esercizio che avete fatto tanto, adesso la facciamo passare così perché dobbiamo andare in fretta, ma non vi siete messi lì in modo sistematico a guardare tutto l'elenco di tutto il vostro CD, i vostri soci, i vostri donatori, eccetera, eccetera. Fatelo magari nei prossimi giorni, chiaro che oggi non c'è neanche il tempo, però appunto, oggi pomeriggio cosa fai? Per quanto ci riguarda,
noi facciamo sempre riferimento a chi conosciamo, quindi nella sfera delle nostre amicizie, degli amici, avremmo, dopo che abbiamo individuato la figura professionale, adesso già parlandone, avremmo anche individuato la persona, cioè nome e cognome. Numero di telefono? Hanno tutto. Per cui però non è detto, infatti ho usato il condizionale. Mm-hmm. Sappiamo che una persona che opera, quindi a livello proprio di organizzazione dei eventi anche per la città, certo. Per cui potrebbe, oppure essendo contattata potrebbe anche dire io non posso però ho, e allora si allargherebbe un ma po'. Ma cosa aspettavate che ci avete tutto? Meriti di venire qui Fabio! Ecco, questo è un senso, certo. Ma meriti la sigaretta? Ma cosa facciamo? Siccome non è prestissimo, lasciamo fumare lei o dovete tutti fumare? Caffè? No, 10 sono troppi. 5, una sigaretta. No, è tardissimo. Ok, 7 minuti. No, è tardissimo, ragazzi. Cerchiamo con quali strumenti. Il primo è il passaparola, cioè quello dell'incontro, della chiacchiera e il contatto diretto, cioè andiamo a cercare le persone dove sappiamo che ci sono, con le quali abbiamo già una buona relazione in essere e vogliamo appunto per esempio i vostri donatori, come si diceva prima. I media, ecco, i media va fatto un attimo... Sì, li distingo. Prima di tutto non credo che abbiate le forze per usare media nazionali, però sui media locali non è escluso, un po' perché tu punti al nazionale, sicuramente dopo che avrete fatto il vostro evento avrà un eco nazionale perché verrà pubblicato su tutti i giornali e sul... Come? Eh sì, no, ma mi raggiungerà la vostra fama. Me ne accorgo. Sarà l'evento dell'anno. Ci sì. Mi dirò, complimenti, che bravi. Che bella la via. Però appunto... Non so se voi avete quei giornali gratuiti che vengono distribuiti. Noi c'è stata per non appoggio, non muoiono, solo donne in piedi. Donne in rete. Sì. E ha fatto la pubblicità su un giornale di Foggia che è da un'altra. Sì, quelli che hanno distribuito. Sei donna? Sì, sei donna. Ecco, su quei giornali lì sicuramente, anche le emittenti le radiofoniche potete fare, magari se conoscete qualcuno vi fate invitare, fate un comunicato, sì, raccontate che quello che fate e alla fine fate l'appello. Importantissimo, vi preparerete poi la traccia sia per parlare in pubblico che per eventualmente una brochurina. L'importante è che teniate presente che la prima cosa a fare è parlare di voi, raccontarvi, dire che benefici portate alla comunità, eccetera. Non fate un appello continuo, altrimenti probabilmente cadrà nel nulla. Fare dei video, quello secondo me abbiamo qualcuno qui che può supportarvi. Le immagini raccontano molto. Posso dire una cosa? Certo. Benessere che la persona proverà, visto che è anche una gratificazione personale per la persona, per i volti. No, direi allora io dico, per te sarà un momento di crescita personale perché ti farà bene vivere un'esperienza di un anno con un bambino, crescerete insieme e tutto quanto, così, oppure un bambino ha bisogno del tuo aiuto.
Allora, direi una via di mezzo, nel senso che un bambino ha bisogno del tuo aiuto è sempre un chiamare un pochino troppo diretto. Per cui, prima di tutto, illustrate che cosa fate, cioè quanto i bambini beneficiano dalle attività che voi fate. E poi la offrite come opportunità, cioè un po' come la donazione, no? Cioè, è la possibilità di sostenere qualcosa in cui anche voi credete e che vi arricchirà, sì, dal punto di vista personale, però non è quello la prima cosa da dire. La prima cosa da dire è proprio parlare di te, di quello che fai e di quanto le tue attività hanno portato qualità nella vita delle persone con cui sei entrato in contatto. Scusa. Ho deciso che in vita mia, di quando non avevo mai più lavorato da solo, ma chiamerò un architetto. Quando si pensa a tutte queste cose, e io sono qui per questo, si pensa sempre di sapere quasi tutto. Cercando un volontario, non a pagamento, perché poi alla fine è sempre quello il discorso, di risparmiare o di avere soldi, che sia un esperto di comunicazione, forse risolve più rapidamente e meglio il problema di che cosa vado a dire, perché lui lo sa prima di voi. O meglio, sa tirar fuori meglio di voi stessi, da voi, da dentro di voi, quello che poi sarebbe meglio far vedere. Questo potrebbe essere un... Tra i volontari che cercate, sicuramente un esperto di marketing, poi lo di marketing e grafica. Sì, sì, sicuramente, soprattutto, adesso lo vediamo per le... Mi è venuto in mente perché è una cosa che io ho sentito per tante mie esperienze, sì, sì, forse era meglio se lo chiedevo proprio a fare. Certo. Utilizza un giornale online, Lucera, che è un carissimo amico, e quindi quando abbiamo degli eventi da fare è sempre il primo, diciamo, a dare un'occhiata, però insomma, magari lo si potrebbe far diventare più. Coinvolgerlo di più, coinvolgerlo di più, perché più vi conosce, più parla di voi in modo coerente con quello che siete. Tirarlo fuori, si è più capaci di farselo tirare fuori che non di tirarlo fuori da sotto. Il problema di comunicare. Perché la domanda giusta non ce la si fa. Mentre l'altro ce l'ha in mente perché non solo l'ha studiata, ma la fa da 10 anni ed è la prima cosa che gli viene in mente. Chiedergli, ma tu questa cosa? Sì, così. Vabbè, questa è la cosa che devi fare. Sì, anche se effettivamente mettersi in mano a un esterno comporta sempre... Tirarlo come, non pagarlo, ma magari tirarlo sempre come volontario. Al di là del costo, alle volte se decidi di pagarlo magari riesci a farti ascoltare di più, perché coi volontari, se è un tuo amico magari non osi fargli rifare le cose 100.000 volte, perché dentro le associazioni questo capita. Fidarsi, tu ti fidi, il resto dell'associazione che ha voce in capitolo quanto a te e che dice no, il giallo lì no, ma figurati se metto quella foto là, ma pensa a te se devo scrivere quel testo, dopo ti fanno impazzire il tuo amico volontario, il quale non sarà mai più volontario e probabilmente neanche più amico, per cui cioè, bisogna stare attenti, nel senso che per carità è sempre meglio avere un amico, però... Sono lavori, è come la mission, no? Che poi discuti sulle virgole, è come i punti di forza e debolezza, cioè sono tutte cose che quando ti metti ad analizzare con un occhio esterno, ognuno deve dire la sua e spesso è proprio solo sua. Quindi... è che i fondatori o il consiglio di amministrazione o chi già ci lavora fa bene quello che sta facendo, mentre immaginare di far fare bene quello che sta facendo qualcun altro per l'associazione può essere... Io quando penso a cercare dei volontari per me, penso che voglio cercare delle persone che vogliono fare quello che voglio fare io, ma che poi facciano quello che sanno fare loro per fare quello che faccio io. Sì, ma sicuramente questo è, però quando parli di... Non costringerli a fare... No, per carità, nessuno l'ha detto, però come quando si... Ieri, cioè, quello che vuole scaricare i pacchi, anche se ha fatto bene il contatto di una vita, che scarichi i pacchi. Certo, sì, sì, sì. Però in questo caso quando si tratta di comunicare, se voi pensate alla, appunto,
l'etimologia di comunicare vuol dire rendere comune, non vuol dire informare, cioè vuol dire in qualche modo c'è già un coinvolgimento. Come? Coinvolgere. Coinvolgere. Per cui quando comunichi di te, quando parli di te, ognuno ha la sua idea. È difficile, in un'associazione dove la condivisione è molto alta, in generale nelle associazioni lo è, decidere che cosa raccontare, perché tutto non puoi raccontare, devi fare una selezione. Con quali modalità? Lì diventa complicato, per cui assolutamente fondamentale avere qualcuno che magari è anche un occhio esterno e quindi dice no ragazzi, siete tanto bravi, ma sta cosa che spaventosi. Assolutamente. E però nemmeno si può creare un distacco tra quello che dice la comunicazione, che magari è perfetta. Esatto. Però poi deve parlare. Il senso della la tecnica. Sì, sì. Allora io totalmente. Ti faccio un esempio stupido. In alcuni convegni io sono il presidente, devo parlare. Però tante volte, quindi l'etichetta, la giacca, però io mi sento stretto quando devo parlare delle attività con i ragazzi, con sta giacca. Cioè, non mi ci vedo a trasmettere un'emozione, poi magari sarà una fissa mia. Oddio, però scusa. Poi insomma, tante volte mi proprio fisicamente, quando devo parlare delle attività che facciamo con i ragazzi, io mi tolgo la giacca, la cravatta, la butto, cioè nel senso, voglio trasmettere un'emozione e penso che sia difficile che possa fare lo stesso una persona che viene a fare solo... Grazie a questo corso che è venuto fuori quello che è chiaro che erano vostre idee, ma non erano uscite, ma c'è l'esperta. Secondo me è lei che le ha tirate fuori, le ha messe a lavorare. Dalla mia lunga esperienza. Sì, ma la sollecitazione sì, è stata certo. Sì, certo. Vabbè, basta. È chiaro che bisognerà trovare un equilibrio, sicuramente il suggerimento è più che valido, però bisogna appunto trovare la persona giusta che abbia la giusta capacità di entrare in empatia. Fa parte anche del loro lavoro, chiaramente i comunicatori devono entrare prima di tutto in empatia. Certo, devono prima entrare in empatia con coloro di cui vogliono comunicare. Fiere, mercati, mostre, eventi. Ecco, quando si parla di eventi ricordatevi sempre un'abitudine, cioè quando uscite per qualunque vostro evento o anche evento che esiste, nella borsina foglio per raccolta di anagrafiche e in questo caso foglio con la raccolta di anagrafiche per chi vuol fare il volontario. Cioè mettetelo, se saresti, vuoi essere informato delle nostre iniziative, allora lasciami nome, cognome, mail, e se ce la fai, numero di telefono, insomma quello che riuscite a mettere. E sotto, vuoi partecipare alle nostre attività, vuoi darci una mano, vuoi essere insieme a noi? Ecco, non chiedere, vuoi fare il volontario, perché già uno si immedesima nell'immagine del volontario che ha lui, che magari non è proprio quella che gli volete proporre voi, quindi meglio evitare di parlare di vuoi fare il volontario, ma vuoi fare qualcosa insieme a noi, vuoi dare una mano, vuoi essere dei nostri, insomma a seconda ovviamente del tipo di comunicazione che fate, dell'associazione che siete, date una comunicazione che li avvicini. I mailing, vabbè, questo se avete una mailing list abbastanza selezionata, non fate email al mondo perché non avete ritorni. E il web adesso lo vedremo. Per dire, è importante anche quelli che stanno negli stand vicini. Certo. Perché alla fine tutta una giornata, se non sempre c'è gente, ci sono quegli spazi vuoti. Se tu riesci a prendere contatti con gli altri che hanno gli altri stand, di solito sono cose abbastanza simili perché poi ti dividono a secondo degli spazi e quindi troverai altre associazioni di volontariato che probabilmente ci sono dei campi in cui si sovrappongono le cose, in cui si possono già predisporre delle collaborazioni, certo. In cui ci si offre ma si hanno poi anche le disponibilità degli altri. Ah, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, certo. Vabbè, i momenti di socialità sono tutti buoni per queste iniziative. Ecco, adesso diamo un'occhiata ai materiali informativi. La brochure o il volantino o il segnalibro, la cartolina è d'obbligo, non potete farne a meno, questo mettetelo in conto perché sono cose che vanno lasciate in giro. Magari la persona che lo prende non vi contatterà, però piuttosto che buttarlo, se è carino lo dà un amico.
Quindi teneteli, tenete presente che è una cosa che va assolutamente fatto. Preparate appunto degli spot, magari soltanto caricati su YouTube, o sul vostro sito, o sulla vostra pagina Facebook. Adesso vedremo un po' il web come funziona. E una traccia per i discorsi, se capita l'occasione di parlare in pubblico in qualche evento in cui siete invitati, in qualche iniziativa a cui partecipate, tenetevi questa traccia che avrà un ordine preciso, che è quello appunto di parlare di voi e poi fare l'appello alla call to action. Chiaro il messaggio. Che cosa vogliamo chiedere? La donazione di tempo, non viene a fare il volontario. E come comunichiamo la possibilità di farlo? Quindi il messaggio deve contenere il bisogno, qual è il contributo che si può dare e i benefici che derivano dalla sua azione. Questo va messo nel comunicato, nel senso che uno sa già che cosa, quanto la sua azione migliorerà la qualità della vita delle persone con cui entrerà in relazione. Il messaggio deve essere comprensibile, ecco, comunicare ottimismo e entusiasmo, non aiuto, abbiamo bisogno, non ce la facciamo più, salvaci, ma pensa che bello essere in questa comunità, pensa che bello fare queste iniziative, cioè deve essere entusiasmante, ottimista, insomma, come si diceva proprio ieri, mettere in luce gli aspetti positivi più che quelli negativi, valorizzare quello che c'è, quello che è stato fatto, quello che si può fare, più che comunicazioni un po' di emergenza che mettono un po' l'ansia, insomma, non sono invitanti. Il linguaggio adatto all'interlocutore, ovviamente se cercate ragazzi giovani, se il profilo del vostro donatore è un ragazzo giovane, i colori saranno coerenti, il linguaggio sarà coerente, sarà più indirizzato a colpire l'attenzione di questo target di persone. Testato, ecco, questo è fondamentale, fatelo leggere a qualcun altro per vedere se capisce che cosa volete dire, se si sente invitato a rispondere al vostro appello oppure se non gli fa voglia. Insomma, l'occhio esterno, come vedete, guardate, già nei gruppi, mettere insieme persone di diverse associazioni vi dà subito una luce nuova sotto la quale vedere le vostre realtà. A maggior ragione se dovete mandare un messaggio che dovrebbe essere il più possibile diffuso. Quindi trovate qualcuno che possibilmente non sappia quasi niente di voi, anzi meglio se niente, con voi è difficile, capisco che siete conosciutissime, però insomma cercatelo fuori città. E comunque che vi dia proprio subito la prima impressione, non lasciate tempo di ragionare, nel senso che la prima impressione è quella che colpisce anche chi vi legge, come si diceva, non c'è una seconda possibilità per dare una buona prima impressione, quindi quella deve essere. E dare anche informazioni complete, perché le persone sappiano a che cosa le state chiamando a fare. Anche lì il linguaggio deve essere coerente con chi riceverà il messaggio. Se cercate, non so se vi occupate di ricerca o se cercate professionisti, persone appunto avvocati, ingegneri e così, il linguaggio sarà più tecnico, meno ludico, meno gioviale. Se cercate persone che devono fare attività con altre persone, è chiaro che il linguaggio deve essere anche più semplice, più accattivante, cioè dovete dare un'impressione più di comunità che di tecnica, mentre nell'altro caso forse un linguaggio un pochino più specifico, anche senza entrare troppo nel tecnico, potrebbe essere d'aiuto. Alcune osservazioni, ecco, non c'è bisogno di spendere molto, cercate tra le vostre conoscenze qualcuno che vi aiuti, fatto salvo che appunto mettersi in mano di qualcun altro implica sempre un trovarsi a metà, perché i grafici hanno le loro idee,
hanno le loro informazioni, sanno che cosa funziona e che cosa non funziona, non necessariamente quello che secondo loro funziona piace a noi. Allora, uscire un pochino dal mi piace o non mi piace ci può essere utile. Se sappiamo che le persone a cui ci stiamo rivolgendo sono competenti, un piccolo atto di fiducia sicuramente non guasta. Anche per far incontrare il mondo commerciale vero e proprio del marketing, o quello non... Esatto, anche perché il vostro obiettivo non è fare comunicazione interna. Il vostro obiettivo è fare comunicazione con chi non vi conosce. Attenzione alle immagini, sicuramente, cioè immagini sempre il più possibile accattivanti, positive, che raccontino, e colori, anche i colori, cioè alcuni colori, il bordeaux, il blu, insomma questi colori un po' seri, sono adatti per un target di gente più seria. Se parlate con i ragazzi, con i colori vi potete assolutamente sbizzarrire. E comunque sempre più immagini che parole, perché sono quelle che comunicano. Quindi l'immagine giusta può avere anche la didascalia sbagliata, il testo sbagliato non lo salva nessuno, insomma, se mettete troppo testo e poche immagini. Anche perché la gente è bombardata, lo vedrete poi quando farete la comunicazione, bombardata da informazioni, per cui la vostra comunicazione per qualche cosa si deve distinguere. È molto più facile che si distingua per un'immagine piuttosto che per un testo lungo che uno si deve prendere il tempo di leggere, e non sempre ce la fa. Questo l'abbiamo già detto, appunto, non scrivete venite a fare il volontario, ma uniti a noi. Altra cosa fondamentale, cominciate subito a parlare di candidatura, cioè mandate le vostre candidature, verranno vagliate le vostre candidature e informate che ci sarà una selezione. Questo perché? Perché voi avete profilato, avete cercato nei posti giusti, avete deciso chi deve venire, ma poi non sapete la risposta quale sarà. E come si diceva ieri, un volontario inadatto è peggio che non averlo, cioè è peggio avere un volontario inadatto che essere senza, che non averlo affatto. Perché poi è una persona per cui in relazione ci devi entrare, e quindi è una persona esterna che entra dentro la vostra associazione. Perciò in qualche modo dovete tutelare non tanto voi quanto i beneficiari dei vostri servizi. Perciò metterlo subito, perché in sede di colloquio sarà una vostra carta da giocare se vi rendete conto che la persona non è per niente adatta. Con le dovute maniere gli direte che la selezione, che non ha passato quella selezione, che non è il candidato ideale, gli darete indicazioni per andare presso qualche altra associazione per la quale vi sembra che dal profilo che emerge durante il colloquio sia più adatto. Però appunto questo è fondamentale, perché se lasciate intendere che chi si offre verrà accolto, già create un problema di comunicazione che non potete poi su quale non potete essere coerenti. Queste sono alcune immagini di ricerca di volontari. Lo vedete? Devo spegnere le luci? No, ce la fate? Allora, ecco, qui sono alcuni esempi. Non sto a dare innanzitutto nessun giudizio sulle associazioni che li hanno fatti. È così, proprio per dare un po'... Però a questo punto è l'esatto contrario di quello che si diceva. Cioè, l'uso della parola volontario, cerchiamo volontari, costruisci il volontario che interno, per cui è esattamente la sintesi. Io le faccio solo vedere, alcuni di questi secondo me sono efficaci, altri no. Non voglio darvi un'indicazione su quali usare, semplicemente... Non c'è alla ricerca. No, anche perché è difficilissimo averle. La campagna è stata vincente, quell'altra è stata non lo sappiamo. No. È semplicemente per darvi un'idea di come ogni associazione immagina di comunicare e quanto per voi sono efficaci. Cioè proprio mettetevi nei panni di di uno che riceve una comunicazione del genere. Ecco, questo nessuna delle tre, ma quella in particolare, nessuna delle tre.
Poi il fiocco regalo. Allora, beh, quella era coerente, è molto mentale quella, nel senso che c'è un processo mentale probabilmente corretto, però non immediato, nel senso che loro avevano proprio bisogno di persone che andassero a impacchettare presso una libreria, mi pare, a fare i pacchetti, e chi si faceva sotto Natale, chi si faceva preparare il pacchetto dava un euro al volontario che faceva il pacchetto, che andava poi devoluto all'associazione. Per cui qui ci sono una serie di elementi che fanno parte del nostro immaginario, che però non si incastrano, perché c'è la famosa pergamena sul quale immagineremo di vedere Wanted. Quindi si ricerca. Che cosa? Sì, molto western, però probabilmente era un gruppo di persone al quale, quando hanno detto cerchiamo, è venuto in mente quello. C'è chi che ti fa quello col dito, I want you, e questi hanno fatto Wanted. Però appunto è una comunicazione, ognuno sceglie la sua. È un esempio. Sono esempi. Alla fine, in realtà, se lo si analizza in modo più approfondito, non è sbagliatissima. C'è sicuramente la comunicazione che stiamo cercando. C'è la comunicazione di quello che viene fatto, c'è l'atmosfera di Natale, c'è il fatto che comunque, se vogliamo andare oltre, quello che tu farai è un dono, oltre che impacchettare, donerai il tuo tempo, però alla fine può essere poco efficace. E anche questa, effettivamente, cioè queste cose di mettere insieme troppi puzzle, in realtà poi il viso non c'è, noi siamo abituati a vedere le persone, per cui vogliamo vederle in faccia, qualunque faccia abbiano. Certo, però non mi immedesimo. Sì, è chiaro. Quando si va troppo nel pensiero, nei processi di pensiero, si perde l'immediatezza. Questo sicuramente è una... Tra l'altro sono tutti bravissimi, però insomma è impegnativa per lo sguardo, perché è vero che riunisce tutti, però insomma non è così accattivante. Questa invece è una campagna che è attualmente in corso, sì, ed è veramente molto ben fatta. La diventa grande. Ecco, loro perché hanno usato Neri Marco Re, che era volontario per il soccorso quando era un ragazzino, avrà avuto 18 anni lì. E questi poi li trovate, se facciamo in tempo ve li proietto, sono tutte persone che raccontano la loro esperienza o con dei video o con dei filmati di montaggi di foto. Questi, come vedete, sono sui muri, sono grandi pannelli. È una campagna, tra l'altro c'è sempre del CSV Marche, un video postato sia su YouTube che sul sito del presidente che parla, e parla del presidente del CSV, che parla dell'importanza del volontariato, ed è, insomma, vuol dire mettersi in gioco, non mandare altri, in prima persona lui si presenta. Vediamo se riesco. Non riesco, magari ve li faccio vedere dopo, andiamo un pochino avanti. Ecco, l'utilizzo del web. Abbiamo visto quanto può essere virale, con delle discriminanti, cioè se noi cominciamo a fare ricerca sul web sappiamo che se abbiamo soci anziani e chiamiamo volontari giovani, poi è una cosa che dobbiamo gestire. Come? La terza è verissima. Il web, che sembra una di quelle cose che in realtà non è a costo zero, è una specie di pozzo senza fondo, perché quando ci si infila non ne esci più. Per cui, insomma, mettere la sveglia, puntare la sveglia dopo questo.
E poi attenti all'usabilità, nel senso che se voi fate una campagna via web e poi le persone non riescono a raggiungervi perché il sito non è ben strutturato, perché la famosa landing page sulla quale dovete arrivare non la trovate mai, che dovete fare 10.000 click e non sapete più dove siete, allora magari è meglio evitare di impegolarsi può dire, in una... Impegolarsi è lombardo, in effetti, impelagarsi in una situazione così. Però il sito dovete averlo. Avete il sito? Sì. Il sito è importante perché vi presenta, contiene un po' tutte le informazioni che servono, dice che cosa fate e comunica, vi comunica. Ho preso un... Guarda, sono d'accordo sì e no, perché ormai... Sì, per come quella che ho detto lui l'altra volta, della presentazione della sede. Sì. È una sede di associazione di volontariato che si occupa di ordine dei giardini e che c'ha un casino entrando, non è e neanche una pianta rinsecchita. Neanche una pianta rinsecchita, non fa una bella impressione. Per cui il sito è un po' come la sede. Allora, i siti ormai sono... abbastanza facili da fare, e di gente che riesce a metterci mano sono quelli che si scaricano direttamente dal web. Cioè, se non sapete come farli, fateli semplici. Cioè, dopo c'è sempre tempo per... siti con pagine in costruzione per... Sto pensando ad alcuni siti... È vero, però almeno una pagina Facebook allora. Insomma, sul web la gente vi cerca, eh? Sì, ma non tutti sono su Facebook, quindi la pagina Facebook serve solo ai Facebook. È vero, però, insomma, sono già tanti. E poi, insomma, se non avete la pagina Facebook, andate a curiosare dalla pagina dei vostri figli. No, però insomma una presenza sul web è abbastanza importante. Poi ci sono siti fatti bene, meglio, peggio, accattivanti, respingenti. Questo mi è piaciuto perché è uno dei pochi dove ho trovato che in home page, insieme al donare, c'è la possibilità di partecipare. Negli altri devi entrare su come aiutarci, allora come aiutarci, puoi donare con questo sistema e poi diventare volontario. Qui è diretto, cioè è evidente che ne hanno bisogno. Quindi questa è già una comunicazione, al di là del fatto che sia buona o no, il fatto di comunicare che c'è la possibilità di diventare volontari è già un tipo di comunicazione. Adesso magari vado un po' veloce perché poi vorrei farvi fare proprio la parte con quali strumenti andiamo a cercare. Beh, voi una telefonata perché ormai l'avete identificato, non vale, dovete cercarne un altro, se no passate dopo troppo tempo fuori a fumare. Le mailing list, quando abbiamo creato un testo, lo possiamo inviare ovviamente via mail a liste che avete voi, per esempio i vostri soci che si diceva prima, se vogliono diventare volontari. I blog, che possono essere per raccontare, sono molto interattivi, attenzione ai blog perché le persone si aspettano delle risposte. Quindi, ma a volte vengono pubblicate delle cose che magari non vuoi che vengano pubblicate, cioè il blog è più per un'associazione, credo che sia meno... Dipende dalle regole che dai, dipende da chi lo gestisce. Ecco, sono tutti appunto strumenti che sembrano gratuiti, ma sono invece devi saperli gestire e in termini di tempo non sono così gratuiti, cioè sono abbastanza impegnativi. E i social network sono tantissimi. Flickr, per esempio, questo è bello perché è un luogo dove vengono pubblicate tante foto. Se volete fare campagna di people raising, questi sono i volontari del festival del fundraising. Adesso le immagini non sono
Bellissimo, però si vede che fanno attività, sono d'aiuto, fanno i momenti tra loro di scambio, fanno accoglienza, fanno festa, insomma ti dà già un po' l'idea di che cosa, a che cosa vai incontro se entri in, una, in un gruppo del genere. Quindi è molto utile avere una pagina sulla quale pubblicare le vostre foto, le foto dei vostri volontari, delle vostre attività, e che sia in qualche modo accattivante per chi vi viene a cercare e vuol vedere chi siete e cosa fate. Ecco, magari non un sito articolatissimo, ma con tante immagini uno si fa l'idea più in fretta di quello che, a cui va incontro. Ecco, questo per esempio è, ho scoperto che lui la conosce, è una piccola organizzazione Fratelli della Stazione che ha un... Parliamo di Foggia. L'altro giorno c'è stata la manifestazione Stazione. Sì. I Fratelli della Stazione hanno avuto il premio della pace. Hanno avuto il premio della pace. Scusa, sono una valletta proprio manchevole. Allora, i Fratelli della Stazione, che sono una realtà ovviamente molto positiva per la città, hanno ricevuto dal Rotary il premio della pace, perché sono ragazzi che fanno volontariato e che in qualche maniera contribuiscono, insomma, a dar da mangiare la sera a una realtà cittadina che vive nei binari, ai margini, senza fissa dimora, e sono validi, sono bravi. Però per esempio io da cittadina foggiana ne sapevo qualcosa, però io che non vado per esempio su internet, non uso il computer in genere, per esempio è stata una bella scoperta, sapevo per sentito dire, però quella che poi si è dimostrata una realtà molto radicata e da lungo tempo, non lo sapevo, non c'è stato, no, per esempio loro peccano di comunicazione. Da cittadina che non va a vedere sul web, sì, che non frequenta il web, no. E appunto i mezzi di comunicazione sono tanti e diversificati, il web ormai non è più da escludere, ma non va neanche escluso il fatto che ci sono persone che non lo usano. Esatto. Sono andata a vedere il sito, ecco, sul sito hanno un buon margine di miglioramento. Non è graficamente, esteticamente, e quindi qui si entra un po' nell'ottica mi piace o non mi piace, per cui è meglio sospendere il giudizio. Quindi graficamente è un po' tutto pieno di caselline. Però ci sono un sacco di informazioni utili. Per esempio loro mettono hanno un fisso sul sito dove cercarli, dove trovarli, quando, a che ora. Per cui vuoi essere dei nostri, vieni al binario tot, il giorno tot, dall'ora all'ora. Sì, vicino, c'è una cappella in stazione, ecco, si trovano lì. Per cui insomma è un'informazione che loro danno, le informazioni che servono. Precisa. Cioè non è che cominci a trovare il numero dove è in fondo, vai nella pagina contatti, poi è un numero che è un cellulare a cui non risponde mai nessuno. Vuoi venire? Quindi siamo lì. Dà anche proprio una sensazione di presenza. Ecco, ci sono anche strumenti che vengono usati per ringiovanirsi, questa è la Fondazione del Teatro di Bologna, avere una pagina Facebook sicuramente va a raccogliere un target di persone che non è quello abituale, oppure per essere meno istituzionali, la pagina Facebook di UNICEF, dove si può collocare. Ecco, la cosa importante sempre è sapere cosa c'è dietro a questi strumenti, perché le aspettative di risposta su uno strumento sul web sono rapidissime, cioè entro 24 ore se io metto un commento mi aspetto che arrivi almeno un mi piace o un qualcosa. Quindi ci vuole qualcuno che ci stia tra i vostri volontari, metterei la figura. Se non avete già qualcuno che è dedicato al web, metterei proprio quella figura lì. Volevo farvi vedere questi video.
Vabbè, niente, è che devo chiudere tutto, dopo si spaggino tutto quando lo riapro. Allora, vi farei fare ancora questo esercizietto. Vediamo. Vabbè. Ok, sì, dai, facciamo un attimo questo esercizio sugli strumenti che ritenete più idonei e qual è il messaggio che... cioè, come immaginate il messaggio. Poi chiudiamo con la selezione dei volontari. Quindi abbiamo... cioè, da qui in poi è in mano vostra l'orario in cui finiremo, considerando che io ho il treno alle 2.40. No, non voglio mettervi fretta, però vi do un'idea di dove dobbiamo arrivare. Abbiamo ancora una piccola parte teorica che vi farò dopo. Però provate, ecco, adesso a mettervi... eravamo arrivati a dove li cerco, con quali strumenti. Evidentemente gli strumenti che utilizzerete saranno coerenti con i posti dove dovete cercarli. Quindi, e già che ci siete, fate anche la seconda parte, cioè tanto la brochure vi tocca farla, il messaggio vi tocca, comunque due righe di messaggio vanno scritte, eventualmente anche con un payoff, con un, così uno slogan, una cosa. Dai, ecco, bravi. Anche il messaggio, diceva. Sì. Sì, questo era riguardo al... Sì, questa era l'ultima parte del... Guarda, cambio... Vi rimetto questo così, non vi confondo. Era la conclusione del discorso che effettivamente le nuove tecnologie, magari non le usate, però offrono la possibilità di ampliare molto di più. Dobbiamo cercare il messaggio, scusaci. Nel nostro, diciamo, sottotitolo, va... qual è il messaggio dell'associazione? Voi dovete immaginare il messaggio da mandare ai volontari. Foggia è un bene anche tuo. Potrebbe essere la scheda, allora
quello blu sarebbe quello ideale. Intanto era proprio tra lavoro e tempo. Quello è il tempo e quello è il lavoro. L'ideale sarebbe lavorare moltissimo prima, zero durante il tempo e moltissimo dopo. Di solito funziona così, che non si fa quasi niente, quindi non è il momento caos, di carattere calmo e poi si ritorna lì e non sa più niente. È vero, però per rendere subito l'idea di come dovrebbe essere. Quindi pensate sicuramente a persone che si dovranno aiutare. Sì, c'è questo lavoro, io faccio io Grazie.
Addirittura. Avete finito voi? Sì. Hai finito il messaggio, era l'ultimo. Sì. Era l'ultimo punto. Cioè tutta la parte di quali strumenti, così voi avete fatto un attimo? Il contatto. Sì, il contatto. Quindi non preparate nessun comunicato per... No, adesso a parte gli scherzi, veramente siamo una piccola associazione, veramente, no. No, ma parlo di un comunicato, cioè non pensate di scrivere nessun comunicato sui media locali, qualche intervento. Noi abbiamo, io ho chiesto, parliamo dell'evento o parliamo in generale? Quindi aspetta, un conto in generale, cioè un conto dell'associazione, come intendiamo muoverci, un conto è l'evento, sì, devo parlare dell'evento. Allora, noi stiamo immaginando una campagna di People Raising, quindi al di là del fatto che voi avete già tutto, dovete immaginare di come fare a raggiungere i volontari che vi serviranno. Oh, parliamo sempre dei volontari, per cui per noi è basilare il contatto, la visita, la telefonata e la visita. La squadra, si può anche sulla cavo di foggia. Lei diceva, prima di arrivare al contatto, come c'è? Sempre solo per conoscenze? No, per esempio, anche perché se avete tutto... Sei passaggi sono. Direttivo dell'associazione, destinare una rete di contatti... Fino a luna rimanete tutti? Thank you.
altrimenti, scusa, mi viene la domanda che ho fatto a lui. Se voi comunque i volontari siete sicuri di trovarli tra le vostre conoscenze, perché non, sono, non ce l'hai già? Perché non li avete mai cercati? Sì, perché non li abbiamo cercati. Ah, ok. Noi lo Stato cerchiamo i volontari per l'evento, cioè a tempo, per il momento, perché dobbiamo fare l'evento. Non passo la squadra. L'evento però è sempre stato partecipato. Adesso abbiamo cambiato la direttiva. Adesso ipotizziamo che a settembre, il 2 settembre c'è l'evento. Me lo segno, io me lo segno, se poi non lo vedo, se non lo vedo sulle pagine. Che cosa? Tu adesso hai cercato di volontari anche per durante. Allora scusatemi, voi io voi mi confondete anche. No, perché se siamo partiti prima, che a Caos Calmo serve volontario in questo momento solo per l'evento. Io mi devo relazionare sull'evento o sul generico? Allora, perché sull'evento. Perché? Io vado in confusione. No, non vai la sigaretta. No, allora, tu devi. Allora, hai trovato. Ci servivo. Pensavo che ne servisse uno solo, è quello che abbiamo individuato, la signora che organizza che l'evento. Tutto. Esatto. Il tutto però bisogna darglielo da coordinare, quindi almeno un po' di volontari per l'evento vi servono. L'evento sarà comunque uno strumento che vi creerà movimento intorno. A quel punto altri volontari, perché a voi, tu sei partita dicendo che a voi servono volontari per comunicare, per fare comunicazione sul territorio, per cui... Per ampliare la rete. Sti volontari qui bisognerà che tu ce li abbia. Se tu sei certa, certissima, che nella rosa dei tuoi conoscenti esaurisci quello di cui hai bisogno, allora sei anche qua un po' per niente, nel senso che bastava che qualcuno ti dicesse guarda, chiama un po' i nostri amici e avevi già finito. Ma se pensi invece che questi volontari debbano essere una misura un pochino... e poi un pochino di più, perché penso che tra i tuoi conoscenti... magari su 10 che ne contatti, 2 ti dicono di sì, 3 ogni tanto, 1 forse, non hai forse soddisfatto il bisogno. Quindi cerchiamoli comunque, dopo si fa tempo a selezionarli, oppure a chiamarli al bisogno. Se fate eventi li chiamate ogni volta che vi servono. Scegliete voi quello che vi sembra. Alle volte è meglio dir poco piuttosto che andare a entrare in confusione. Qui ragazzi. A che punto siamo? Loro sono ripartite. Ci siete? Così? Il testimone. Dai, non vi trattengo oltre l'una, però... Oh, grazie. Come ieri. Sembri ancora più antipatica. Una cosa che diceva ieri, ha detto tre cose, poverino, che sembrava... Chissà perché non è venuto, signore di... Manfredonia era lui. Com'è che si chiama? Antonio. Che ha passato il tempo a dire che era così entusiasta che Fabio avesse creato questa possibilità. Vede che l'ho tramortito. Ci siete? Tutti? È a casa a cercare lavoro. Su di te. Su di te. In realtà sarebbe giusto, però io non sono concentrato.
Posso? Scusate. No, poi lo vado a portare alle associazioni. Vai dopo. Partiamo. Allora, ok, allora riflettendo un po' sugli strumenti per la ricerca, pensavamo sia alla giornali online o anche giornali gratuiti, la distribuzione gratuita. E poi i canali del sito, la pagina Facebook e gli incontri poi diretti, quelli che insomma sono già abituati a fare direttamente nei luoghi in cui poi si cercano i volontari. Questo più o meno gli strumenti che erano venuti in mente. Poi invece per quanto riguarda il messaggio avevamo ipotizzato un volantino, sì, quindi di... Sì, ma anche perché il volantino era così una comunicazione ci sembrava più immediata e poi anche insomma si poteva diffondere in un gran numero di copie. Sì. E quindi abbiamo provato a impostarlo graficamente, sono stati bravissimi tutti e due. Sì, più o meno una bozza. Diciamo come frase di richiamo avevamo pensato a ripetizioni di solidarietà, perché era l'attività è incentrata sul laboratorio del dopo scuola. Con in testa al volantino i tre loghi, i tre nomi degli enti che sono coinvolti e poi al centro diciamo un breve testo e due immagini, una di un adulto e una di un bambino che sono legate insieme, due immagini separate, tenute insieme. Fotografie sì. Non un'immagine in cui... Ma due immagini tagliate, d'accordo, però sì. Da vecchie fotografie messe a fianco, in cui sì, ci sia un legame, è questo, in cui ci sia il legame. Grazie della fiducia, era tanto saputo qual era. Vabbè, non abbiamo disegnato le cose. Sì. Perché okay, la solidarietà è che mette insieme le due immagini. Sullo sfondo un muro di una scuola, il solito muro con i muretti con i mattoni, dove si ha scritto con a spray o abbasso la scuola, con qualche errore grammaticale, che poi faccia risaltare il messaggio che starà scritto sopra e sotto, che lo leggerete. Che condividi un'ora del tuo tempo per sostenere i più piccoli nello studio. E poi ancora come frase conclusiva, vicina all'immagine del bambino, aiutaci a crescere. E poi alla fine, nella parte finale, invece quella delle informazioni vere e proprie, con l'indirizzo, nome ovviamente di riferimento, indirizzo, numero di telefono, email e sito web. Che riprende la parte di sopra, perché ovviamente i luoghi stanno sopra. Bravissimi, grazie. Allora, vediamo il test che ho fatto per scoprire.
certo. Potrebbe essere un ottimo volontario nella... recupera, ragazzi, scambiatevi gli indirizzi. Nella grotta. Tu migrante, vieni col tuo gruppo, oppure... Allora, dunque, vabbè, attraverso, ci eravamo focalizzati un po' attraverso le conoscenze personali e quindi il contatto diretto, però poi ovviamente ci siamo posti il problema di andare oltre, o meglio qualcuno ce l'ha suggerito, e allora, quindi ci siamo... quindi il giornale locale, che è un giornale che va, insomma, è abbastanza ben distribuito, e poi mi è venuto in mente quest'altro contatto che ho avuto in settimana, che praticamente è un'azienda che si chiama Foggia, la Puglia Recupero, che è recupero di materiale di smaltimento, che opera abbastanza sul territorio ed è partner di molte iniziative per l'ambiente. Sul territorio, a livello scolastico, loro fanno di tutto, palloncini, magliette per i bambini, penne ecologiche, tutto. Siccome lei ci ha individuati sul sito e poi ci siamo parlate, si è dimostrata anche disponibile a in qualche maniera veicolare il nostro messaggio, per cui ci eravamo ripromesse. Quindi lei si è data disponibile a veicolare il nostro messaggio. Sì, però lei è una cliente della tipografia di mio fratello, per cui tutti gli stampati e tutte le cose le facciamo in casa, per cui mi ha detto vedi che probabilmente nella prossima iniziativa, però non adesso, ormai la scuola è finita, potremmo associare il vostro logo e il vostro slogan a quelle che saranno le nostre iniziative nelle scuole, nei parchi ed altro. Quindi mi è sembrato, a parte la sua disponibilità, perché già ci ha dato la disponibilità, l'evento. Sì, poi tra l'altro lei, insomma, è molto molto sensibile. Quindi per quanto riguarda poi il messaggio, Foggia tra sogno e realtà, condividi il sogno e fa che diventi realtà. Che è quello un po', Foggia un bene comune, che è il sottotitolo dell'associazione e poi racchiude la valenza dell'associazione, certo, alla fine. Poi però un pochino più specifico deve essere, nel senso che fa che diventi realtà non è chiarissimo come posso fare, per cui sotto magari un e po' di andare testo poi che ad spiega, analizzare certamente. Due fotografie. Sì. No, no, ma questo allora, ma questo nella nostra mente già c'è. Cioè c'è il velo, c'è la fotografia seppiata, c'è quella a colori. Cosa posso fare io? In questo momento non so se mi stai chiedendo di donare del tempo. Contattaci. Andrebbe messo prima, cioè che uno sappia perché ti sta contattando, perché se non sa per cosa ti contatta non viene. Invece con il tuo aiuto possiamo rendere, magari poi un po' di, sì, possiamo far diventare... No, ma va benissimo, lo slogan va bene com'è. Poi sotto un trafiletto che dice... Di spiegazione. Stiamo impegnandoci per queste, vuoi fare qualcosa insieme a noi, sì, stiamo cercando persone che abbiano a cuore come noi, che ci diano una mano, insomma. Però deve essere... chiaro che state cercando persone che vi aiutino. Beh sì. Bravi, bravi. Che fucina di idee. Dunque,
abbiamo pensato, avviene, direttamente gli strumenti. Gli strumenti, incontri diretti, che è scritto, materiale cartaceo, video, con delle testimonianze, le attività, e qua. Testimonianze di chi? Web. Degli operatori, le nostre... Cioè voi che dite, noi facciamo gli operatori, facciamo questo qua? Sarebbe carino. O di altri volontari. Poi abbiamo pensato, va bene, per i giovani ovviamente volantini, incontri diretti, social, mentre per i pensionati, insomma, per più in là con l'età, sicuramente... volantini, più incontri diretti, perché magari nei centri anziani, nei centri luoghi specializzati, entra a far parte del nostro team con delle varie foto dei bambini, dei giovani, delle persone un po' più adulte, da un lato contatti eccetera eccetera, e sotto qualcosa del genere, tipo donaci il tuo tempo, aiutaci a fare la differenza. Mm-hmm. Un qualcosina del genere, molto colorato, con qualche richiamo, tipo righelli, squadre, certo, pennelli, queste cose così. Ma bravi, bene, bravissimi, grazie. Ok, adesso chiudiamo con l'ultima fase, che è la selezione. Per cui quando avrete ben fatto tutto questo favoloso ciclo del people raising, con tutti i passaggi fatti per benino, senza dimenticarne nessuno, eccetera, eccetera, e uscirete dalla vostra sede, troverete il muro di gente che si accalca per entrare, a questo punto vi toccherà fare una selezione. Dopo aver distribuito autografi, farete una selezione, per cui quando i volontari arrivano bisogna accoglierli ed essere pronti per farlo. Com'è? Il caffè, assolutamente. Il primo contatto probabilmente sarà telefonico. È molto probabile che un volontario non vi mandi una mail. Tendenzialmente telefona, perché ha voglia di sentire, ha voglia di avere un contatto diretto, un interlocutorio abbastanza rapido, senza aspettare la risposta via mail, eccetera. Per cui a questo punto è fondamentale che il numero che voi mettete, che voi date, sia un numero adatto allo scopo. Cioè, se avete un'accoglienza, una segreteria, un ufficio che risponde a questo numero non particolarmente affabile, seppur bravissimo nelle pratiche amministrative, non date quel numero, perché abbiamo già visto che potrebbe essere controproducente. Eventualmente, anche se non è mai bellissimo dare un cellulare, si potrebbe dare un cellulare di chi si prende questo incarico, che deve essere una persona molto informata sull'associazione, molto capace di entrare in empatia, in grado di rispondere a tutte le domande e di appunto scaldare il primo incontro. Eventualmente si può dare un fisso che ha una deviazione sul cellulare, se proprio non volete dare il cellulare. Ormai i cellulari si danno per tutto, per cui non è una cosa grave. Ecco, tenete presente che quando facciamo il colloquio di selezione dobbiamo essere coerenti, per cui se abbiamo fatto una campagna allegra, colorata, vivace, piena di arcobaleni e riceviamo col tailleur grigio fumo o il gessato e anche un po' ingessati, ecco, probabilmente uno crede aver sbagliato e entra e esce subito. Quindi coerenti, perché la vostra comunicazione sarà coerente con quello che siete voi, per cui non ci sarà bisogno di cambiare voi stessi, sarete esattamente quello che avete comunicato. Ovviamente la selezione ha lo scopo di individuare le persone adatte, ma soprattutto serve, questa è una delle cose importanti, serve a tutelare i beneficiari del servizio, perché non dimentichiamo mai che noi tutta questa storia, tutto questo giorno e mezzo in cui vi ho bombardato di informazioni, lo stiamo facendo per la nostra buona causa, che significa per migliorare la qualità del servizio per i nostri, per le persone che noi assistiamo, con le quali siamo in relazione. Quindi è importantissimo che sappiamo anche
al di là della solita simpatia, antipatia, mi piace o non mi piace, che proviamo a immaginare la persona con la quale stiamo facendo il colloquio nel posto che abbiamo pensato di dedicare a lei. E quindi mi è antipaticissima, non mi sembra una persona con la quale vorrei passare neanche mezza giornata, però è perfetta per il compito che vorremmo assegnarle. Allora questo sta un po' a chi tiene il colloquio, avere sempre presente prima di tutto là. Oi, ci siete? Sembrava di no. Come? Non si dà mai niente per scontato. No, guarda, è un nostro errore dare le cose per scontate. Dobbiamo sempre ripetere, delle due è meglio dire una volta di più che una volta di meno, perché c'è sempre qualcuno che è distratto, che non ha capito, che ha bisogno di una spiegazione ulteriore. Di ripetizione e solidarietà. Quindi individuare subito quelli che potrebbero essere magari simpaticissimi, affabilissimi, ma ingestibili, e quindi magari li dedichiamo ad altre mansioni se pensiamo che siano un valore aggiunto per la nostra associazione. Definire bene le mansioni, questo deve essere molto chiaro nei colloqui, perché uno deve sapere che cosa viene a fare, lo vediamo poi anche più avanti. E serve anche a verificare se il processo ha funzionato, cioè sono venuti dei volontari, non sono venuti, sono venuti volontari che io non avevo assolutamente cercato, una figura diversissima dal profilo che avevo in mente io. Insomma, perché tutto questo? Perché ogni volontario vi rappresenta, cioè porta fuori la vostra immagine. Quindi, come si diceva ieri, in qualche modo voi state aprendo a qualcuno che non è prettamente del gruppo operativo, dirigente, socio, eccetera. Quindi, in qualche modo, affidate a lui l'immagine della vostra associazione. Sappiamo che per le associazioni la reputazione è una delle qualità più importanti, quindi andarci cauti, e come tutti gli elementi nuovi muove gli equilibri, per cui sappiamo che dobbiamo ripristinare equilibri nuovi. Se l'elemento che entra riesce ad entrare nelle nostre dinamiche è un conto, ma se vediamo che è una persona che farebbe fatica ad entrarci, facciamo fare, se lo vogliamo tenere, magari attività diverse da quelle che comportano il lavoro in staff. Non ultima, se è la persona giusta nel posto giusto, va bene, perché anche lui, siccome viene a fare una donazione, ha diritto di viversi una buona esperienza. Soprattutto perché se si sta bene tutti è meglio, se c'è qualcuno discontento, chi è in relazione con lui non può essere contento. Come lo selezioniamo? Vabbè, facciamo mandare il curriculum, poi facciamo il colloquio, poi facciamo dei test, gli facciamo fare delle microprove prima di affidargli un gruppo di bambini, eventualmente facciamo fare un attimo di test, gli facciamo della formazione, lo osserviamo e vediamo le esperienze che vengono fuori da questa relazione. Il colloquio si divide in due, parlare e ascoltare. Quando arriva, quando fate il colloquio, spiegate molto bene per quale compito stiamo cercando. Questo è importantissimo, perché lui deve sapere perfettamente, cioè deve capire se non l'ha capito fin lì, o deve trovarne conferma se l'aveva già capito, il compito che gli verrà assegnato. Ed è importantissimo in questi casi, cioè in questa situazione la cosa più importante, l'obiettivo principale è che lui abbia piena consapevolezza delle sue capacità, cioè che si renda conto di quello che voi gli state chiedendo e quindi se è in grado. Perché non c'è niente di peggio che cominciare un percorso e poi rendersi conto a metà strada che non si è adatti, non si è capaci, non si riesce a star dietro ai compiti che ci si è assunti. Si diceva ieri, appunto, prendetevi solo i compiti che siete in grado di onorare, altrimenti ne va della qualità del lavoro di tutti quanti. Quindi che lavoro è, se è un lavoro faticoso, se è un lavoro pesante, se è un lavoro di testa, se è un lavoro fisico, se si stancherà, se ha le forze per farlo, perché appunto anche questo, se sono lavori di manovalanza, uno deve averci un minimo di allenamento. Spiegare quali sono le regole, questo è fondamentale, perché ogni associazione ha le sue regole, scritte o no, ha le sue regole di comportamento, per cui queste sono quelle a cui lui dovrà stare.
gli orari, anche questo deve sapere quanto impegno metterà nell'attività che gli state chiedendo, eventuali spese, si diceva ieri che qualcuno chiedeva il rimborso delle spese, deve essere chiaro, noi non possiamo permetterci neanche di rimborsarti le spese, oppure sì, ma fino a un tot, oppure solo questa parte, oppure tutto. Questo, anche questo è bene che sia chiaro, perché più si è chiari all'inizio, più la relazione poi fluisce in modo così, fluido. Se dovrà fare della formazione e l'impatto che il suo intervento avrà, questo è anche importante, per cui lui viene già un pochino responsabilizzato rispetto al fatto che se vi darà una mano, questo comporterà un impatto di un certo tipo sui beneficiari dei vostri servizi. E poi ascoltare, dobbiamo parlare, ma sapere molto ascoltare, perché è un colloquio, per cui noi dobbiamo sapere che cosa crede, quali sono i suoi valori, le sue motivazioni, le sue aspettative, perché se lui ha aspettative diverse da quello che noi possiamo offrirgli, è bene saperlo subito, è bene saperlo in sede di colloquio. Qual è la sua reale disponibilità di tempo? Se coincide con quella di cui abbiamo bisogno noi, se in qualche modo possiamo venirci incontro, se non è compatibile allora lo destiniamo a un'altra attività. Le caratteristiche sue personali e anche le conoscenze e le competenze, per cui, come diceva Antonio, chi è lui davvero e che cosa mette in campo, che cosa mette in gioco per la nostra associazione. L'interesse per quello che facciamo, lui vuole fare solo il volontario perché gli piace l'idea di fare il volontario o perché è proprio da noi che vuole venire e non andrebbe da nessun altro? Cioè, se non ti prendessimo noi, andresti a fare il volontario da un'altra parte? Sì, no, questo è importante perché vi dice quanto vi conosce oppure quanto crede di conoscervi e allora in quel caso è meglio che ci si spieghi subito se vi conosce davvero oppure no e poi vi dimostra quanto è fedele alla vostra causa, che è un po' la sua, perché il volontario lo farebbe solo con voi. E le richieste di flessibilità e cambiamenti, anche questo, siccome è un dialogo, non è un monologo, voi potete chiedere a lui, cioè lui può chiedervi, non lo so, io non posso venire tutti i giorni a quest'ora, posso venire mezz'ora dopo, oppure posso venire ma esco mezz'ora prima, oppure possiamo fare in un altro giorno. Se vedete che è il candidato ideale per voi e che ci tenete ad averlo nella vostra associazione, è importante andargli incontro. La misura la dovete stabilire voi, quanto poter essere flessibili. Nel caso in cui la sua richiesta di flessibilità vada oltre le vostre possibilità di andargli incontro, è meglio che proviate a fargli altre proposte. Per cui immaginare di avere altri ruoli che possono essere meno rigidi e nei quali lui può muoversi più liberamente. Questo se decidete che è la persona che fa per voi. Ecco, quindi, riassumendo appunto, non solo dobbiamo stare per ascoltare, avere buone... Ecco, la persona che gestisce il colloquio, oltre che avere le carte, cioè, muoversi come è stato detto, deve avere anche delle caratteristiche personali, per cui soprattutto avere una buona esperienza e conoscenza dell'organizzazione e ovviamente le problematiche connesse al lavoro e del volontariato, ma soprattutto essere motivato e contento di lavorare nell'organizzazione. Questo è fondamentale perché questo è quello che passa. Cioè, se il volontario ha l'impressione che voi lo stiate chiamando perché state per mollargli delle attività che a voi scocciano, oppure insomma siete lì ma vorreste essere da un'altra parte, oppure non credete fino in fondo a quello che fate, sicuramente non è un buon messaggio. Tenetevi sempre il jolly di appunto, se vedete che il colloquio non va come volete, vi faremo sapere è proprio un po' triste. Allora, tenetevi, non lo so, magari posizioni per altre associazioni con le quali siete in contatto, magari ditegli per il momento non per quello che puoi fare tu non c'è una posizione adatta, per cui forse è meglio se ci risentiamo più avanti, oppure insomma ricordategli che
era stato avvertito che c'era una selezione, insomma, fate presente che, che ci sono tante persone, che quindi state scegliendone una che ha delle caratteristiche specifiche, che per voi è importante avere quella, con grazia, con garbo, però insomma non prendete persone che non volete avere. Nell'inserimento, attenzione al rapporto con i dipendenti, se era già detto. No, leggevo Elena De Palma. Sì, è un testo da cui abbiamo. E poi la supervisione di come sta andando, cioè durante l'inserimento bisogna monitorare, perché un conto è un bel colloquio e tante buone iniziative, tanta voglia di fare, e poi altro è lavorare sull'operativo. Sto andando velocissimo, tanto vabbè. I conflitti, anche qui questo ha buon senso, quelli diciamo piccoli si lascia che si stemperino, quelli grossi o si decide che c'è una persona autorevole che li dirime, oppure si cerca il modo perché trovino le due parti vengano a una soluzione, che sarebbe la situazione ottimale. E poi a questo punto valorizzare e motivare con incontri, impegni crescenti, quindi se la persona funziona lasciate che prenda più impegni e più responsabilità, perché si sentirà sempre più coinvolta. Un eventuale allontanamento speriamo non succeda mai, se dovesse capitare, e poi si ricomincia con i nuovi volontari. Ok. Io ho finito. Bravi voi, bravissimi voi. Un minuto solo, vi distribuisco i volantini. I volantini già fatti, perché noi siamo efficienti.